Ok, salve a tutti. Benvenuti, benvenute. Innanzitutto, ecco, devo scusarmi per la mia malattia, come avevo già anticipato sul gruppo Telegram di Scienza. Purtroppo mi trovo a... lato negativo è che sono malato, lato positivo è che questo è un gran bell'episodio che molti aspettavano da tanto tempo. Buonasera, siamo qui con il nostro ospite d'onore Nicolo Risso. Ciao Nicolo, Ciao. grazie di aver partecipato. Grazie Questa a te. magari sarà una bella chiacchierata su degli aspetti di cui molti utenti del gruppo Scienza, molti di quelli che ci seguono saranno interessati. E qui abbiamo il primo, l'esempio prototipo di ciò di cui andremo a parlare. Il tema della live di stasera è le interpretazioni della meccanica quantistica. E noi di live su robe di meccanica quantistica abbiamo fatte un bel po'. Anzi, forse a volte siamo partiti da aspetti ben più avanzati rispetto a ciò che avremmo dovuto fare. E finché a un certo punto, un numero indeterminato di settimane fa, o di mesi fa, feci una live sulle basi della meccanica quantistica, proprio le basi a livello di come ci pensiamo, di che cosa si tratta. E si tratta di, vabbè, adesso ne parleremo, ma il punto è che volevo demistificare l'idea di meccanica quantistica. Nonostante ciò, come il famoso gatto di Schrödinger ci insegna, eccolo qui. Anche se uno ha chiari i concetti fisici, matematici della teoria, a volte i concetti più filosofici rimangono spinosi. No? Ci sono dei dibattiti, no? Delle scuole di pensiero e così via. E uno appunto dei cardini, anche se forse un po' più dal lato della divulgazione di queste cose, è appunto il gatto di Schrödinger, e quindi volevamo iniziare la live tenendo in braccio questa principessina, che però mi sa che adesso vuole andare via, vero? Sono lasciando andare via e iniziamo a chiacchierare davvero. Allora, Sì, mi avevi detto che sarebbe stata una chiacchierata sulle interpretazioni della meccanica quantistica. esatto, e interpretazioni plurale, no? Ce ne sono diverse e ovviamente questo può anche valere per qualunque teoria fisica, no? Mi Sì, ma posso pensare. uno si potrebbe anche chiedere magari all'inizio, cioè, come mai, cioè, dopo 100 anni che si sta facendo meccanica quantistica, cioè, alla fine c'è ancora dibattito, certa zona di dibattito sulle interpretazioni, cioè non è che ci sia stato un gigantesco dibattito sulle interpretazioni della meccanica newtoniana, per esempio. Esattamente, esattamente. Questo era proprio dove volevo andare a parlare, no? Perché uno di interpretazioni se ne può inventare quante ne vuole. Il punto è che c'è un dibattito. Quindi, intanto, io leggo la chat su YouTube, libero di farlo anche tu, Nicolò. Non ho YouTube aperto, guarda, quindi tutto tuo. Vabbè. Dunque, qui ci di... intanto incoraggio tutti a fare domande. Ah, tra l'altro ho anche la maglia del pigiama con un gatto sopra. Non potete vederlo, ma questo gatto sta surfando su una fetta di pizza. Qui dalla regia ci dicono che Nicolò ha molto più volume di me. Quindi io posso provare ad alzare un po' il volume del mio microfono. No, ci sto già lavorando, non è un Ah, problema. Pandri, il magico tecnico Pandri, ci sta lavorando, quindi tutto a posto. E dunque, bene, bene. Allora, tenendo presente appunto che io leggo la chat, e possiamo, no, introdurre domande, rispondere a domande, eccetera. Direi, iniziamo un po'. Nicolò, perché non ci dici un po' chi sei, cosa fai e cosa ti porta su questi lidi, ovvero non i lidi di Meet Science, perché quelli ti ha portato il mio Tu mi invito, porti sui libri di Miss. ma cosa ti ha portato ai lidi di... no? Della filosofia della meccanica quantistica, interpretazione e quant'altro, perché se posso permettermi, mi sembra che tu ne sappia un bel po', quindi prego.
Più che altro, allora, io sono un dottorando di fisica teorica all'Università di Padova. Mediamente mi occupo di teoria delle stringhe affini, soprattutto nel contesto della cosiddetta programma di Swampland, attualmente, ma non è di quello che parleremo oggi, è una cosa un po' diversa. E boh, ho sempre trovato abbastanza interessante andare a cercare, a guardare, diciamo così, nei fondamenti di alcune teorie, come dire, proprio mi sono chiesto anch'io, ma come mai c'era così tanto, come dire, così tanto dibattito su appunto sull'interpretazione della meccanica quantistica? Perché, come ho detto, sembra strano, non è che ci sia così un gigantesco dibattito sulle interpretazioni di altre teorie fisiche. Ed è particolare perché il framework della meccanica quantistica, cioè, credo che possa essere definito senza troppi, senza neanche troppe iperboli, come il più di successo nella storia della scienza dell'umanità. Cioè, nel senso, non abbiamo mai trovato un esperimento che in un modo o nell'altro contraddica la meccanica quantistica, intesa come framework in cui si possono costruire svariate teorie, anche perché tutta la meccanica classica, in un certo senso, può essere vista anche come limite di quella. Quindi, no, non c'è proprio qualcosa che abbiamo mai trovato in nessuna parte di tutti gli esperimenti che abbiamo fatto che possa contraddire il framework della meccanica quantistica. E ci sono pure, oserei dire, delle motivazioni, diciamo, matematiche abbastanza profonde per pensare che non ce ne sia nemmeno bisogno, come dire, cioè, nel senso, a un livello veramente fondamentale, dati dei assiomi molto generici, che si basano sul fatto che noi vogliamo semplicemente fare fisica, cioè vogliamo semplicemente estrarre, come dire, informazione da un sistema fisico, agendo su di esso, facendo delle procedure di misura simili, e vogliamo ottenere delle risposte ad alcune domande come: ma quanto posso credere che troverò la misura in questo range? Allora, date delle cose proprio molto generali, si possono dimostrare dei teoremi che dicono che sostanzialmente il framework della meccanica quantistica, che ora non credo che rivedremo nel dettaglio, diciamo così, lo daremo per buono, immagino, è più robusto di quanto si possa immaginare. È difficile cambiare la sua matematica senza cambiare qualcosa in questi assiomi generalissimi, e quindi si vede molto difficile come una teoria possa non essere formulata nel framework della meccanica quantistica, una teoria sensata in cui si fa fisica. Eppure, nonostante ciò, come dicevo, sembra esserci ancora un dibattito su come essa debba essere fisicamente interpretata, nonostante il suo gigantesco successo, quindi teorico e sperimentale. E la risposta è perché, cioè la domanda è perché, scusate, e a cui non sa, la risposta è che la meccanica quantistica è un po' controintuitiva, nettamente controintuitiva rispetto alla nostra, diciamo, esperienza quotidiana. E, come dire, sembra quasi che la teoria dica, la teoria, quella proprio la pura matematica della meccanica quantistica, ci dica una cosa, mentre quello che vediamo nel quotidiano ci dice un'altra. Per esempio, in meccanica quantistica è possibile, anzi, è tutta fondata su quello, che uno stato quantistico sia in una sovrapposizione di stati che possiedono diversi valori di una certa osservabile macroscopica classica, che di solito vediamo come in un sistema come avendo un unico valore ben definito. Eppure, la meccanica quantistica è fondata tutta su questo fatto, sul fatto di poter rilassare questo requisito su come si costruiscono gli stati che si possono dire fisici. Ma di nuovo, eppure, ogni volta che facciamo un esperimento, vediamo un valore, per così dire, vediamo un numero sul nostro schermo del nostro, che ne so, amperometro elettronico con cui abbiamo fatto l'esperimento. Vediamo un puntino ogni volta che buttiamo un elettrone contro una lastra fotografica per vedere dove è andato a finire. E quindi uno si può chiedere: dove va come facciamo a riconciliare queste due cose? Che da un lato la meccanica quantistica sembra vivere di sovrapposizioni, vivere di stati che non hanno valori ben definiti di alcune osservabili fisiche molto, molto comuni, ma nel nostro quotidiano, e anche quando facciamo esperimenti di meccanica quantistica, osserviamo invece singoli valori. La meccanica quantistica però è potentissima non per
a prevedere quale sarà quel valore. La chiavista dice che in un certo senso è impossibile prevedere quale sarà il risultato di tale esperimento. L'unica cosa che ci dice è, ok, se prepari lo stesso esperimento tantissime volte, e ripeti lo stesso esperimento tantissime volte, e cataloghi tutti i risultati che hai ottenuto, otterrai una distribuzione statistica che segue la cosiddetta regola di Born, applicata allo stato quantistico da cui partivi, una volta che la decomponi nella base degli autovettori per dire tutta la fine matematica, degli autovettori associati all'operatore autoaggiunto che è associato alla grandezza fisica che vogliamo misurare. Quindi in soldoni c'è un modo molto chiaro, molto preciso di predire le probabilità di ottenere certi risultati, no? Sullo Esatto, schermino dell'apparato esattamente. visivo. C'è un modo molto preciso di predire probabilità e non del singolo evento. Questa predizione è estremamente di successo. Non è mai stato trovato appunto un controesempio empirico. E ciò nonostante, uno si può chiedere: ma come mai il framework della meccanica quantistica non è in grado di predirmi la singola misura? Questo è qualcosa di molto, molto diverso dall'usuale teoria classica, dove riesco a diciamo, tenere sotto controllo tutto il sistema con la mia teoria, scusate, e sapere esattamente come stanno evolvendo le sue osservabili fisiche in ogni istante del tempo, e quindi sapere anche quale sarà esattamente, a meno delle mie imprecisioni sperimentali, quale sarà il risultato delle misure. E allora uno può dire, ma questa è un'incompletezza del framework? Oppure c'è un modo all'interno di vederla, oppure la meccanica quantistica deve essere vista solamente come come uno strumento che ci dà qualche conoscenza empirica ma incompleta sullo stato. E questo dibattito c'è stato fin dall'inizio. All'inizio una delle cose più comuni che si poteva pensare è, magari la meccanica quantistica con le sue funzioni d'onda, le sue distribuzioni di probabilità, ci sta solo dando una informazione incompleta su quello che possiamo dire sul sistema. In realtà c'è una vera, un altro vero modello al di là della funzione d'onda della meccanica quantistica, che sarà classico perché avrà tutte le osservabili ben definite, e noi semplicemente non lo conosciamo, noi semplicemente siamo ignoranti e non siamo in grado di trovarlo. Ma destino vuole che non è così semplice. Se uno prova in modo abbastanza naive a costruire un modello di questo tipo, un modello in cui la funzione d'onda della meccanica quantistica rappresenta solo una collezione pesata statistica di veri stati, tutti con le osservabili ben definite, che noi semplicemente non conosciamo, esistono fin dagli albori della meccanica quantistica alcuni risultati, cosiddetti no-go theorem di von Neumann, che dicono che non si può fare. Cioè, estremamente non si può fare. Ci sono dei risultati della meccanica quantistica che non possono essere riprodotti in modo naive, in questo modo così semplice. Oddio, i teoremi di von Neumann forse all'epoca sono stati un po' presi troppo potentemente, cioè nel senso, alla fine si possono, ci sono dei loophole, non è totalmente impensabile. Però quello che ci dicono questi primi risultati ottenuti appunto da von Neumann al tempo è che non è così semplice. La cosa più semplice che si può provare a fare in modo naive non funziona. Non si ottiene con esso una teoria che ha alcune proprietà di correlazione statistica che ci si aspetta dalla meccanica quantistica, che uno può andare a misurare, l'abbiamo fatto e abbiamo trovato che la meccanica quantistica funziona, diciamo, abbiamo proprio fatto misure, misurato le correlazioni tra di esse e la meccanica quantistica nel suo framework funziona sempre a predire queste cose. Grazie. E allora si sono evolute varie scuole di pensiero che non so, potremmo provare insieme discutendo qui a fare un elenco, diciamo, L'idea, secondo me, l'idea è che possiamo prendere le idee principali e no? Dare una scorsa, pro e contro, cosa ci piace, cosa non ci piace. Esatto, Come ci esatto. sta? E ti avevo suggerito che forse si poteva fare una tabellina con la tua Sì, lavagnetta. no, ma se vuoi possiamo anche mettere su una lavagnetta di qualche genere. Che io non ce l'ho, lasciata a Genova, pensate che furbo. Dunque, come vogliamo
hai oggetti tipo penne digitali, cose? Non ho, ti ripeto, purtroppo l'ho mollato, non ce l'ho. Zero assoluto, Se ok. ce l'hai tu sarebbe fantastico. Beh, volendo posso creare io una lagnetta digitale, poi possiamo scrivere insieme, ma appunto, cioè, nel senso che io scrivo, poi se tu vuoi scrivere qualcosa mi dici cosa devo scrivere. Ok. Sì. Vabbè, ma Nel tanto testo. cominciamo abbastanza easy, direi. Sì, no, certo, ma intanto ti chiedo un attimo a Pandri se apro una finestra e condivido schermo, eccetera. L'uomo del monte ha detto sì. Vediamo un po', dov'è il tastino? Dov'è il tastino? Non vedo il tastino. Ah, se non lo sei tu. Ma perché io sto usando Skype da desktop, perché, vabbè, motivi. E non ho... Ok, posso fare un'altra cosa? No, non posso. Non posso fare un'altra cosa. A te dà l'opzione di condividere lo schermo? Mi pare di sì. Cioè, Sì, no, in basso perché sta. a me l'opzione è in grigio, non posso usarla, non posso Ah, ok. condividere lo schermo, ma posso mandarti un link di una lavagna condivisa. Puoi scrivere col mouse, io posso scrivere con la penna. Quindi è una lavagna che abbiamo usato più volte, quella che ho usato nella puntata sulla Swampland. Quella che era la rovescia. No, quella era un'altra. Mi sa che è quella, non lo so. Ah, tra l'altro forse è anche quella che ho usato per la live Comunque menzione di sulla onore perché conosce il fatto che ci sono lavagne usate al rovescio, che sono state usate al rovescio. È comunque una cosa notevole. Cioè, ha guardato i nostri episodi. quell'episodio quando l'ho visto è stato epico, perché avete presente quelle illusioni ottiche della faccia scavata che non capisci se ti sta guardando o se stai guardando il buco? Per un sacco non si Intanto capiva. ho mandato questa lavagna. E Sì. questo tratto è ancora un po' grosso. Ok, così dovrebbe Ma devo entrare con un account? No, aspetta, andare. forse no. Davvero? No, io sono anonimo. Ok. Sono dentro. E poi tu puoi condividere lo schermo. La condividi tu, anche meglio. Così rispettiamo la simmetria Z2. Non riesco a entrare. Non mi fa molto entrare, però vabbè. Questo è molto strano. Davvero? Dice entra senza account, ho messo uno username, clicco entra ma non fa niente. Questo non ha senso. Vabbè, poi puoi fare che scasso. Vabbè, allora facciamo che se Pandri può condividere lo schermo con questa lavagna, scrivo io. Ok, che strano stato. Ok, ah, maledizione. Ok, se puoi aprire YouTube magari, okay, è un po' un casino, però no, puoi vederla da YouTube con un pochino di lag, però puoi vederla da YouTube. Mi spiace un po' casino. Ma forse vedo ma non riesco a scrivere, non capisco. No. Forse puoi vedere, no? Adesso sto scrivendo una cosa. Eh no, vedo la schermata generica Magma, quindi. Sbatti. Che Ah, mi spiace. vabbè. Intanto aspettiamo questa lavagna. Nel frattempo, per intrattenere la nostra audience. Anzi, per interagire con la nostra audience mentre la lavagna arriva, c'è il nostro caro Maurizio, che è anche lui un fisico che lavora in ottica. Ci chiede se hai dei riferimenti o delle keywords da cercare su questa cosa che avevi accennato, il fatto che il framework della meccanica quantistica è praticamente inevitabile, no? Lui ha usato la parola emergente. Ma immagino che intenda nel senso in cui dicevi tu, cioè che con pochissime assunzioni esce fuori essenzialmente in modo inevitabile. Ah sì, allora, vediamo un attimo, quali libri possono esserci?
tipo già sul formalismo ci starà algebra e cose simili. C'è anche quello, oddio, di chi è? Di Moretti? Walter Moretti, sì. Moretti aveva scritto un libro, era bello. Sì, non ricordo il titolo, ma sì, era bello. Vabbè, ma ha scritto pochi libri, penso. Tra cui dei volumi sulla meccanica quantistica. E quindi... Sì, prima si chiama teoria spettrale, forse, qualcosa di... Sì, sì, era una cosa del genere, meccanica quantistica e teoria spettrale. Mm. Sì, perfetto. Vai, vai, Panni. Quindi Maurizio, primo consiglio per ora, Walter Moretti, con la V, non con la W. perfetto, Abemus Lavagnam. Che non vedo. puoi vederla su YouTube. Se... cosa guardo YouTube in lag? Non so. Sì, la vedi con un po' di lag. Qualche secondo. Allora, vedo un... la pagina generica di questo magma con il, come dire, l'inizio, quello con l'account start drawing now, con i vari modi di entrare. Ho cliccato su entra senza account, mi dice scegli un nickname, ho scritto un nickname a caso, clicco invio e non succede nulla, cioè succede che per un attimo la pagina sembra muoversi ma poi torna quella di prima. Ah, ti dice username with this name already exist, quindi butta, scricca roba a caso finché che non è felice. Il problema è risolto. Ah, che stupidaggine. Dove potrebbe dirlo? Ok, allora. Anche perché ho visto che la lavagna ha diversi, forse 20, 25, 30 secondi di lag, quindi è il caso di... E dimmi quando ce l'hai davanti. Nel frattempo che arriviamo sulla lavagna tutti e due, cosa possiamo dire? Beh. Hai fatto un po' una carrellata iniziale, di una introduzione storica sul cosa è successo. Ma proviamo magari a fare un esempio più concreto, no? Allora, beh, tu hai detto si può che... dire cosa si insegna, per esempio, nei corsi di meccanica quantistica. Così. E tra l'altro questo si collega bene alla prima cosa che hai detto, no? Hai detto molto controintuitiva, no? E ti dirò, vi dirò esattamente quanto è controintuitiva. Talmente controintuitiva che l'ultima volta che ho ricevuto una domanda su questo genere di cose, no, su come interpretare, come spiegare certi fenomeni, è stato mezz'ora prima di questa live. Quindi le domande su queste cose sono molto molto frequenti. Perché... veramente qualcosa di, anche se affrontato con l'intuizione usuale, classica, se vogliamo, veramente intricato. Bene, quindi ce l'hai la lavagna? Sì, ce l'ho. Ora direi, appunto, non mi serve. Volevo semplicemente, se possibile, fare magari una tabellina. Si può fare una tabellina qui? Si può fare una tabellina. Ok. Semplicemente una tabellina in cui mettiamo alcune caratteristiche, ma anche su una spunta, una croce, cioè nel senso per dire cosa sì, le varie interpretazioni dicono e cosa non dicono. Ecco, solo sì, beh, quindi, ecco, penso di aver capito il senso. Quindi, diciamo, allora, mettiamo una lista di interpretazioni o comunque di macro categorie. Esatto. No? E tipo... cosa vogliamo fare? Collasso e non collasso? Sì, sì, ma cominciamo magari dalla cosa standard, diciamo, quella che poi ora diremo appunto uno specifico, diciamo, collocazione, ha una specifica collocazione all'interno della possibile classificazione. Quindi chiamiamola interpretazione standard, per mancanza di un nome migliore. Esatto, non vorrei utilizzare, ecco, ora vi spiego una piccola precisazione. Spesso e volentieri l'interpretazione standard, quella che viene, diciamo, insegnata ai corsi di meccanica quantistica, mettiamola così. Diciamo in italiano, lo scrivo in italiano. Sì, no, continua, scusami. A volte viene detta rapidamente interpretazione, a volte viene usato questo termine un po' generico, interpretazione di Copenaghen, ma la verità è che questo nome è utilizzato in modo molto, diciamo, diverso da persone diverse. Perché? Vuol dire più cose nello stesso tempo, e persone diverse utilizzeranno questo nome, interpretazione di Copenaghen, per dire cose diverse.
Innanzitutto, Copenaghen in Danimarca prende il nome, diciamo, uno penserebbe dalle idee di Niels Bohr al tempo, ma la verità è che l'interpretazione di Niels Bohr, quella che aveva al tempo, per dire una cosa storica, negli anni appunto, 20-30, non assomiglia tantissimo all'interpretazione che viene spiegata nei corsi di meccanica quantistica, che chiamiamo interpretazione standard. Era un'interpretazione che, sotto certi aspetti, per un sacco di tempo è finita nel dimenticatoio e c'è avuto un revival recente, mettiamola così. Era un'interpretazione di tipo, potremmo dire, epistemico, e ora spieghiamo magari bene cosa vuol dire, e derivava dalle idee filosofiche personali di Niels Bohr, che erano un po' idealistiche, mettiamola così, proprio idealistiche, diciamo, come tedesco, ottocento, filosofia ottocentesca in Germania. Cioè, cosa diceva Niels Bohr? Uno si può fare una serie di domande su come interpretare la meccanica quantistica e del perché vediamo una misura rispetto all'altra. E questo classifica le interpretazioni. Cosa credeva Niels Bohr? Beh, innanzitutto ci si può chiedere, ma la funzione dovuta è qualcosa di vero? È qualcosa che esiste? È qualcosa che dobbiamo conoscere per sapere tutto del sistema? Oppure è solo una cosa che rappresenta quanto noi sappiamo del sistema e magari c'è dell'altro? Questo distingue due gigantesche macro categorie che si possono dire quelle ontiche, le interpretazioni ontiche che dicono che la funzione d'onda esiste, e le interpretazioni epistemiche che invece dicono che è solamente uno strumento che codifica la nostra conoscenza del sistema, ma magari c'è dell'altro da sapere. Quindi qui scriveresti epistemica, per Esatto, esempio. per esempio. Ma questa è quella di Bohr, è quella infatti non è proprio la standard. Ok. Quella che viene spiegata nei corsi dell'Uni in realtà non è epistemica, questo è il fatto. Ah, ups. Cioè, quella. Beh, Ora. insomma, cioè c'è il collasso di mezzo. Ma ora un attimo. Cioè, con quella standard io intendo quella. Ora, meglio mettere prima i termini. Con quella standard intendo quella che è stata codificata in maniera abbastanza rigida da Dirac, Heisenberg e von Neumann. Quella che potremmo chiamare a. Un lasso oggettivo randomico, diciamo così. Sì, questo sono d'accordo. Loro ci credevano veramente che fosse oggettivo e randomico, questo è il fatto. Capisco, però. Però lo stesso nome può essere utilizzato, e per questo viene utilizzato in più termini, anche per indicare agnosticismo, diciamo così. Anche per indicare che noi non sappiamo che cosa sta succedendo, diciamo. Ecco, appunto, quindi tu diresti che ciò che viene insegnato così, senza aggiungere nient'altro, nei corsi standard, la chiameresti comunque ontica nonostante ci sia un collasso oggettivo e randomico? Beh, sì, perché viene insegnato che la funzione d'onda della meccanica quantistica è l'unica cosa che serve sapere e non ci sono variabili nascoste, per esempio. Ok, quindi sappiamo L'interpretazione molto. invece personale di Niels Bohr era un po' più epistemica e infatti ha avuto, come dicevo, un revival recente quando sono nate una serie di interpretazioni tipo pragmatico-epistemico. Infatti alcune vengono proprio chiamate neo-Copenaghen perché vogliono un revival appunto di queste idee di Niels Bohr, secondo cui la funzione d'onda rappresenta la conoscenza che noi abbiamo del sistema fisico e ogni qualvolta noi facciamo una misura è come se ottenessimo più conoscenza sul sistema e ripartiamo da quel momento in poi. Quindi uno dice, ma è ontica o epistemica? In questo caso è un'interpretazione epistemica. Ha delle variabili nascoste o non ce le ha? È agnostica su questo. Di solito non serve, però non dice che effettivamente non possono esistere, diciamo così. Quindi mettiamo un po' da qui cosa scriviamo? Facciamo così: collasso oggettivo, anzi, facciamo così: No, direi collasso. agnostica sull'esistenza del collasso, cioè non è troppo importante in realtà per Aspetta, ma quello. di che interpretazione parli adesso? Perché sto compilando la tabella. Aspetta, non vedo allora dove stai scrivendo. Perché vedo solo la mia parte? Vedi, io ho fatto ora un segno, ma vedi molto in basso. No, io lo vedo, è dentro la tabella. Però io non vedo sopra. Che strano. Vabbè,
Vabbè. Succede se refresci? Ma sei dentro la stanza che ho linkato io? Ah, c'era una pubblicità che lo copriva, scusami. Ecco. No. Ma perché c'era una pubblicità? Ok, quindi... No, allora. Dicevo. Quindi mettiamo come con il nome, forse bisogna ricominciare questo. Con il nome interpretazione Copenaghen, io non vorrei utilizzarlo perché si dicono cose diverse. Giusto? Sei d'accordo con me? Sì, certo. Ci sono alcuni che prendono molto sul serio l'interpretazione, diciamo, di Dirac, Heisenberg e von Neumann, e mi sembra che spesso è quella che viene che viene insegnata nei corsi. Dici di no? Allora No, forse. sì, figurati, non metto in dubbio, dico che io avevo avuto l'impressione che la insegnassero in maniera un po' più epistemica, pragmatica. Sì, sicuramente si cerca di essere agnostici, ecco, questo sì. Si cerca di non dire Però... proprio cosa bisogna credere. Però è vero che l'interpretazione che è stata buttata giù da Dirac, Heisenberg e von Neumann ha dominato, diciamo così, il panorama di come doveva essere interpretata la meccanica quantistica per decenni. Ok, quindi Non si può magari negare. qui aggiungiamo, piuttosto che corsi uni, scriviamo Dirac Heisenberg. Così forse è più chiaro. Diciamo Dirac Heisenberg, e poi non c'entra più niente. Ok, quindi sì, qui ho scritto che la natura dello stato, della funzione d'onda, diciamo, è ontica. E il collasso è oggettivo. Poi adesso spieghiamo che cos'è il collasso, cosa si intende, e cos'altro volevo aggiungere come categoria. Vediamo, possiamo dire collasso oggettivo, ma se ha o non ha variabili nascoste, Giusto, giusto, se ha variabili nascoste. cioè se dice che esatto, servono delle variabili ulteriori, soprattutto di natura classica, che devono andare a supportare, o semplicemente che la funzione non ci dice tutto, in realtà sono quella è la vera teoria che dobbiamo andare a guardare. Quindi qui io direi semplicemente no. Esatto, direi che allora, per quella di Dirac, Heisenberg e von Neumann, no. Loro Okay. prendono molto sul serio i logo theorem, diciamo, di von Neumann e sembravano dire che no, non è possibile fare una teoria con variabili nascoste. E poi, vabbè, Benissimo. possiamo discutere pro e contro di ciascuna interpretazione. Certo. Quindi per ricapitolare. L'interpretazione, forse più che standard, avremmo dovuto scrivere dominante in Ortodossa, primis. forse. Ortodossa, perfetto, bravissimo. Ortodossa. Ecco, è Bravissimo, questo che molto volevo bene. dire, esatto, questo. Che è Questo rimasta la adesso. posizione più ortodossa nel campo della fisica per un sacco di tempo, ecco. Ok, allora sono perfettamente d'accordo su anche No, ora è andata sulle. scemando, è vero, ora è andata scemando la sua interpretazione in modo molto rigido, mettiamola così. Sì, no, ma se mi Però poi dici sul quel tempo è ortodossa. rimasta. Sono completamente d'accordo anche sul fatto che sia ontica come interpretazione. Perfetto, siamo completamente d'accordo. Ah, prima che mi scordi. Ah, vedi che non eravamo d'accordo perché il nome inganna, che è stato usato in molti modi diversi. No, ma cioè, non, mica avrei, come dire, avrei piuttosto preferito dare ragione a te direttamente. Però. Dibattito in diretta, vedete c'è dibattito No, sulle. nel senso, cioè, io non avevo avuto appunto questa impressione che l'interpretazione che viene comunicata a lezione fosse un po' meno rigida, ecco, di questa qui, e poi infatti l'hai confermata. Quindi sì, adesso penso abbiamo molto più, ecco, scrivendo ortodossa penso che tutti capiranno. Quindi bene. E quindi cosa dice l'interpretazione partendo dall'ortodossa, ok? Ecco, bravo, bene. L'interpretazione ortodossa, allora, ogni interpretazione della meccanica quantistica comincia con una serie di assiomi, mettiamola così, che se ritenuti veri, diciamo, ce ne sono alcuni che sono molto comuni, che tutti accettano, e alcuni che vengono modificati e ciascuna interpretazione è diversa, è un po' diversa dalle altre. In effetti ci sono alcune che più che interpretazioni dovrebbero essere chiamate altre teorie, che sono proprio teorie leggermente diverse da quello che è il normale framework matematico della meccanica quantistica, che tentano di ottenere gli stessi risultati empirici. Ma tecnicamente forse ci dovrebbero essere dei modi di distinguerle da una meccanica quantistica fatta solo con
la matematica, diciamo, pura della meccanica quantistica. E se penso tu sia d'accordo su questo, già l'interpretazione ortodossa è un pochettino oltre la matematica è purissima. Certo, è certo. Ora infatti diremo cos'è che è diversa dall'interpretazione ortodossa rispetto a quella. Aggiungono proprio un assioma, per così dire. Aggiungono un assioma in modo da cercare di fare collegamento tra la matematica, che sembra controintuitiva, e ciò che vediamo tutti i giorni, ciò che vediamo nell'esperimento, che sembra più intuitivo ai nostri occhi. Benissimo. Tutte le interpretazioni cominciano a dire: ok, lo spazio degli stati di un sistema quantistico è un vettore di norma unitaria in uno spazio di Hilbert. Le osservabili fisiche sono operatori autoaggiunti che agiscono su tale spazio di Hilbert, e stati che siano autovettori di tali osservabili avranno come autovalore quella misura, la grandezza fisica che andrò a misurare col 100% di probabilità, a meno di errori empirici, se io un sistema in tale stato decido di misurare tale osservabile fisica. Quindi diciamo, tale stato ha un valore definito di quella quantità osservabile. Esattamente. O almeno così possiamo definire cosa vuol dire che un sistema quantistico ha una definita proprietà prima di essere misurata. Alla fine è quello, è la definizione di avere un osservabile ben definita. Poi c'è l'assioma dell'evoluzione temporale, cioè l'evoluzione temporale è implementata in maniera unitaria. In realtà questo è un assioma dal punto di vista proprio matematico di compatibilità dell'evoluzione temporale, o in generale comunque di trasformazioni che posso fare sul sistema con la struttura matematica dello spazio di Hilbert. Esatto, Quindi cioè detta in soldoni, se prima dell'operazione la probabilità che qualcosa accada è 100%, deve essere così anche esatto, se no vorrebbe dire che non potremmo neanche pensare, neanche a priori, di dare una interpretazione fisica, ma neanche a livello probabilistico di quello che questa matematica ci sta dicendo. Poi c'è la cosiddetta regola di Born, che poi quella può essere rilassata o meno, cioè possiamo vederla magari in alcune può essere vista più come un risultato, però tutte devono essere d'accordo su questa, perché è quello che vediamo anche. È quello che alla fine è la potenza empirica delle predizioni della meccanica quantistica, e cioè che se uno stato non si trova invece in un autostato, un certo osservabile, quando andremo a misurarlo, osserveremo una distribuzione statistica è quello che osserviamo, non sappiamo cosa sta succedendo fisicamente, ma quello che sappiamo è che alla fine osserveremo noi una distribuzione statistica di risultati, se ripetiamo l'esperimento tante, 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 tante volte, preparando il sistema sempre nello stesso stato, che segue la distribuzione statistica data dalla regola di Born, cioè di prendere il modulo quadro delle ampiezze, cioè dei coefficienti in cui viene scritto lo stato quando viene scritto in una base di autovettori dell'osservabile che vogliamo misurare. Ogni volta otterremo un singolo valore, sembra a noi, questa è la cosa che vediamo, e alla fine il risultato su cui tutte le interpretazioni devono essere d'accordo è che alla fine il risultato sarà un ensemble, in qualche senso statistico, di risultati di misure che segue la regola di Born. Ora la domanda è: come può essere raggiunta questa cosa? Dato che sembra che in questo framework matematico della meccanica quantistica, se io parto da uno stato che è in sovrapposizione, rimango in sovrapposizione, cioè non c'è un motivo per cui quello che noi chiamiamo misura, quel processo che noi facciamo per estrarre informazione su una particolare grandezza fisica del sistema dovrà essere speciale rispetto a tutti gli altri che avvengono in natura. E se l'evoluzione temporale rimanesse veramente quella unitaria, sarebbe veramente strano. Come fa a esserci una singola misura? L'interpretazione ortodossa risolve la cosa aggiungendo un altro assioma. Dice: quando il sistema quantistico entra in entanglement con un sistema che possiamo considerare sostanzialmente classico, e non viene ben definito cosa significhi sostanzialmente classico, non si dice dove sia il limite tra quelli che sono sistemi quantistici e quelli che sono invece sistemi classici, che
che vengono supposti non poter essere in sovrapposizione, i loro stati devono essere sempre stati ben definiti di tutte le loro possibili osservabili che possiamo vedere e misurare, scusate, quando entra in entanglement, allora avviene un processo stranissimo. Un processo che è un'evoluzione temporale completamente diversa da quella che il sistema subisce in tutti gli altri istanti temporali. Un processo sostanzialmente istantaneo, sostanzialmente, non, fortemente non lineare, sostanzialmente randomico. Che è irreversibile. È irreversibile, certo, che porta lo stato quantistico ad essere per davvero, ad evolvere da una sovrapposizione a un autostato della a un autostato dell'osservabile che volevamo misurare. E questo è confermato dal fatto che se sperimentalmente facciamo un'altra misura poco dopo, senza dare tempo al sistema di evolvere, sembra che vediamo la stessa misura, a meno di errori dovuti al fatto che l'abbiamo lasciata evolvere un pochettino. E quindi uno si può chiedere, ok, ma questa grossa discontinuità è reale o non è reale? È qualcosa di apparente, si può spiegare alla luce di qualcos'altro? Ecco, l'interpretazione ortodossa dice no, è reale, dice non riusciamo a spiegarlo, ma c'è, cioè, e succede per davvero. Questo era quello che credevano Dirac, Heisenberg e von Neumann. Perché? Perché pensavano che non ci fosse altro modo di spiegare contemporaneamente il successo della matematica, della meccanica quantistica, e collegarla con il fatto che sperimentalmente ogni volta vediamo una singola misura, ogni volta che performiamo un'operazione di misura con i nostri apparati. E dice, non pensavano che potessero esserci altre possibilità, ed erano anche abbastanza, diciamo, scettici che potessero esserci. Infatti tutte le altre possibilità, come dicevo, sono state neanche, come posso dire, esplorate per un sacco di decenni, perché la loro prominenza era nel campo era enorme. Cioè, come andare contro von Neumann, non so come dire, quello che diceva. Uno dei matematici più importanti di tutti i tempi. Sì, di tutti i tempi, infatti. Sembrava effettivamente che ci fossero un nuovo teorema, che dicevano non ci può essere una teoria delle variabili nascoste, che semplicemente la soluzione delle variabili nascoste è semplicissima, è la meccanica quantistica approssimata, e in realtà c'è una vera osservabile che è sempre stata quella, ma sembra esserci un nuovo teorema che dicono che non si può fare. E quindi von Neumann e gli altri pensavano, allora l'unico modo è di introdurre un assioma simile. E uno può dire, è un disastro, cioè l'abbiamo buttato lì, distruggerà la matematica della meccanica quantistica. E invece, se noi lo ignoriamo fino alla fine, non so come dire, sembra funzionare tutto. Sembra arriva molto lontano. Tranne alla fine, esatto. Dunque, sembra funzionare tutto tranne alla fine. E dà i corretti risultati sperimentali, oggettivamente. E quindi nessuno pensava neanche che ci fosse motivo di doverla cambiare questa cosa. Quindi i pro sono, in un certo senso, che riproduce i risultati sperimentali della meccanica quantistica, almeno non relativistica, e diciamo non necessita di osservabili nascoste che sembrano problematiche. Adesso affrontiamo entrambe le possibili scappatoie, no? Di questa cosa, ma nel frattempo volevo giusto un attimo chiarire al nostro caro Andrea cosa intendi con randomico. Immagino Dicevo, infatti, uno dei invece ora se entriamo nei contro, diciamo, abbiamo dovuto introdurre un processo che è molto diverso dagli altri processi che conosciamo in fisica. Perché sembra essere, come dicevo, completamente non lineare, quindi diversa dall'evoluzione temporale che c'è negli altri istanti quando un sistema fisico sta evolvendo. E sembra essere completamente randomico, cioè non sembra esserci alcun modo di prevedere neanche a principio quale potrà essere il risultato dopo la misura. Esso è completamente irreversibile, appunto, non si può ricostruire bene prima come era lo stato, e, come dire, non viola anche un po' il determinismo, quindi, della teoria, proprio dal punto di vista matematico. Determinismo vuol dire che io riesco a scrivere le equazioni della mia teoria
come delle equazioni differenziali di solito, in cui dati tutta l'informazione che posso dire a un certo istante, allora la soluzione dell'equazione differenziale mi darà, come ha fatto lo stato, a tutti gli istanti successivi. In E teoria anche potrebbe essere questo. precedenti. Cosa? Volendo anche precedenti. Esatto, e anche precedenti. Ammesso di già Invece, avere. questo sembra rompere completamente questo paradigma, e il modo in cui lo fa è completamente imprevedibile. Sembra che ci Esatto, sia come. cioè se vogliamo il risultato dello stato post misura è una variabile aleatoria descritta dalla regola di Bohr, possiamo Certo, dire esattamente. Da un punto di vista matematico è una variabile aleatoria, così. E certamente. invece. E invece, quindi stavo anticipando, ci sono questi pro e contro, benissimo. Cioè, detta in soldoni, il punto cruciale è che c'è il collasso, e il collasso è problematico. Esatto, ma una cosa ancora, aspetta, un altro contro direi è che intrinsecamente questa è una interpretazione che non è, cioè lascia un po' insoddisfatti anche perché è incompleta, perché necessita della definizione a priori come assioma di che cosa sia un sistema quantistico sostanzialmente classico. Uno Certo. si aspetterebbe che la meccanica quantistica sia un framework più generale della meccanica classica, che si possa ottenere la meccanica classica come limite della meccanica quantistica, in un certo limite, in questo caso limite formale della costante di Planck che va a zero. Ma se nell'interpretare gli stessi risultati della meccanica quantistica dobbiamo già avere in mente che cosa sia la meccanica classica, allora è come se il framework non fosse completo, è come se, non so come dire, se un cane che si morde la coda deve fare il bootstrap, cioè si deve tirare su per gli stivali da solo, non so come dire. E quindi questo può lasciare insoddisfatti, diciamo così. Il fatto che non venga definito bene cosa significhi sistema sostanzialmente classico, semplicemente è molto intuitivo che nella nostra vita quotidiana i sistemi classici, quindi quelli alle nostre scale, siano sempre in stati in cui le grandezze fisiche sono tutte ben definite contemporaneamente, che è quello che possiamo osservare. Come dire, è come se ci avessero dovuto mettere loro a priori questa definizione perché non la trovavano nel framework della meccanica quantistica. Non si vede nella meccanica quantistica dove escano fuori le cose, gli È tutto è stati. graduale, no? È una cosa graduale, cioè i sistemi diventano gradualmente vicini a essere classici, ma non diventano mai esattamente classici. Esattamente, esattamente. Mentre noi sembriamo, cioè, sembra proprio che non ci sia un'evoluzione temporale che porta naturalmente, almeno quella unitaria, un sistema quantistico a diventare classico, mettiamola così. E qui ce l'hanno dovuta mettere. Dato che noi la vediamo di continuo negli esperimenti, loro l'hanno messa per permettere questo, per così dire, collegamento tra ciò che è la matematica e l'esperimento. Bene, In bene. Quindi. Invece di solito, con l'interpretazione di diciamo, Copenaghen e quello che viene insegnato ora, senza dire, questa era la cosa ortodossa, viene detto che, ok, ma magari la funzione d'onda in realtà è solo quello che possiamo sapere del sistema. E Perfetto. non sappiamo se è veramente. Siamo agnostici del fatto che possa anche Magari essere qui scrivo corsi universitari per capirci. E io magari non direi neanche che, cioè, epistemica magari vuol dire proprio che c'è qualcos'altro, che la funzione d'onda è proprio solamente un ensemble, un'informazione parziale e statistica. Mentre qua direi che rimaniamo ancora agnostici. È molto agnostica questa visione, diciamo. Dici di No, no? Dici di no? Cioè, va benissimo che avevo iniziato a scrivere. è perché non. È solo quello che possiamo appunto sapere del sistema e si rimane agnostici sul fatto che il collasso avvenga veramente, sia un vero processo fisico o sia solo apparente. E se sia. Quindi metto agnostico su tutto a questo punto. È più o meno, sì, cioè è epistemica, magari non ontica, per distinguere dal Ok, fatto che siamo allora certi stavo che sia scrivendo ontica, giusto. Okay. ecco. Il fatto che poi varia un pochetto, quindi non è che proprio siamo Sì, certi. ovviamente, no, giusto la premessa di base di tutto questo è che stiamo facendo le cose molto grezze, no? Molto schematiche. No, non possiamo entrare nei dettagli per forza di cose, ci sono decenni di letteratura e magari posso fare un piccolo, come dire, un piccolo plug, no? Posso dire per chi vuole qualche dettaglio in più. Che non può essere raccontato in un'ora, un'ora e mezzo di chiacchierata, si può andare a cercare la serie, appunto,
proposito, su Spazi Attorcigliati, perché lui con Daniele Oriti ha fatto una serie che dura diverse puntate di una lunghezza di una live come la nostra, e quindi hanno potuto approfondire i vari aspetti. Quindi qui, diciamo, qualche incompletezza ci sarà, e vabbè, così direi. No? Sì. Proviamo, sì, però. Sì, l'ho visto la serie, è molto buona, quindi la consiglio, certo. Perfetto. E quindi qui il collasso invece non ci si esprime molto. Diciamo. Non ci si esprime, sì, potrebbe essere semplicemente un artefatto di qualcos'altro e un tool utile per dire, ah sì, diciamo che c'è il collasso, otteniamo le misure, ma si rimane un po' agnostici sul fatto che sia oggettivo o che non, o magari non lo sia. I vantaggi sono chiaramente che entro questa visione un sacco di interpretazioni della meccanica quantistica possono esserci, quindi sei certo di non sbagliare, mettiamola così. Sì, però che dice ci si esprime poco. Anche poco, quindi. Esatto, ci si esprime poco. Non è lontano dal shut up and calculate, no? non farti troppe domande, racconti e basta. E allora, uno si può dire, se la gente ha trovato insoddisfacente storicamente l'interpretazione ortodossa, quali altre idee si è fatta venire in mente? Beh, le possibilità sono, appunto, da un certo punto di vista, cos'era che non piace dell'interpretazione ortodossa? Allora, innanzitutto non piace appunto sto fatto che da alcuni può non piacere il fatto che sei costretto a definire cos'è qualcosa di classico. Vorrei che non fosse necessario. Alcuni altri invece potrebbe non piacere il fatto che c'è un collasso oggettivo e che questo collasso ha delle proprietà fisiche stranissime rispetto a tutto il resto che siamo abituati a conoscere in fisica e nello stesso framework della meccanica quantistica. Ad altri può appunto non piacere che non prevede osservabili nascoste, perché magari si pensa che sia l'unico modo di ottenere singole misure nel framework della meccanica quantistica. E allora da quello sono nate sostanzialmente tre grandi filoni di possibili interpretazioni che in un certo senso sono arrivate fino ad oggi con maggiore o minore successo, vediamola così, maggiore o minore durante la storia popolarità nella pool dei fisici. E il filone è quello delle, diciamo, teorie di collasso oggettivo, quelle che dicono, ok, sì, il collasso oggettivo c'è, la funzione d'onda è ontica e veramente c'è un collasso, ma spieghiamo meglio magari quale può essere il processo che porta al collasso. E cerchiamo di mettere una pezza più forte rispetto alla pezza che avevano messo Dirac. Esatto, perché non ci piace dire solo, ah, quando entri in entanglement con un sistema classico, perché non sappiamo cosa vuol dire sistema classico. Ci sono il filone delle variabili nascoste, che inizialmente, forse all'inizio degli inizi era anche quello in cui tutti un po' credevano, se non ci pensa, perché era così strana la meccanica quantistica e tutti erano così abituati a una meccanica classica che deve essere stata probabilmente la prima cosa a cui hanno pensato tutti, e si è scoperto che non era così semplice. Ma c'è stata una interpretazione a variabili nascoste che in un certo senso, per le sue particolari caratteristiche, in un certo senso è riuscita ad andare avanti più delle altre, e viene chiamata la cosiddetta meccanica bohmiana, che ha alcune caratteristiche molto peculiari rispetto alle altre teorie variabili nascoste, che la rendono anche un po' più... fanno in modo che essa possa scappare da questa serie di risultati che sembrano condannare le interpretazioni variabili nascoste. Per una serie di altri motivi, però, comunque non è molto popolare attualmente. Spero che... E poi magari accenniamo brevemente ai pro e ai contro. E poi ti ho possibilità... Scusa? E l'ultima possibilità, dico, è: ma è veramente necessario che ci sia un collasso delle variabili nascoste? È talmente così incompatibile il framework proprio schietto della meccanica quantistica con la nostra esperienza quotidiana? O c'è un modo di trovare la spiegazione a ciò che osserviamo usualmente durante la misura all'interno del framework della meccanica quantistica stessa? E qua cominciano quelle interpretazioni che attualmente vengono chiamate a molti mondi. E che sì, sono, no, state... Io ho scritto everettiana per evitare il termine problematico, ma se vuoi... Esatto, attualmente vengono chiamate a molti mondi, in realtà sono state iniziate da Hugh Everett III nella sua tesi di dottorato,
E lui in realtà non ha mai utilizzato questo termine, lui l'aveva chiamata una... Pure wave mechanics, eh? Esatto, una meccanica di pura onda in cui le misure erano spiegate dal fatto che siamo osservatori relativi all'interno della funzione d'onda, ma spero che ci arriveremo a dire queste cose. Dunque, intanto, giusto per essere sicuro di non scrivere scemenze, io scriverei che nella meccanica bohmiana, siccome la funzione d'onda non è la totalità dell'informazione, mm-hmm. ci metterei epistemica in termini di stato del su questo non sono d'accordo. Le persone che ci credono, con cui ho parlato, dicono che è super ontica. Ma se metti insieme l'onda pilota e la particella, giusto? Esatto, quello è tutto, ma l'onda pilota è necessaria. No, sono d'accordo, ma dico se guardi solo la funzione d'onda. Allora, forse qua piccola cosa. Qual è la differenza? Cioè, cosa intendiamo per ontico? Io per ontico direi che, in un certo senso, una interpretazione ontica dice che la funzione d'onda esiste per davvero, e questo suo esistere per davvero significa che la sua conoscenza è assolutamente necessaria per caratterizzare l'interezza della dinamica del sistema. Ok, fin qui, ok, ma deve essere anche sufficiente? Perché siamo d'accordo che... Dipende se vuoi dirlo, io direi di no. Cioè, ontica vuol dire se è necessario. Ok, allora concordo che sia ontica. Puoi fare una piccola parentesi e dire... E però non è sufficiente. Io quindi ci metto un asterisco perché, appunto, io lavoravo in questa idea che... Cioè, per me, io intendevo che... la funzione d'onda non solo sia reale, ma rappresenti la totalità dell'informazione. Dipende da come vuoi definire il proprio l'aggettivo ontico, mettiamola così. Sì, stavo dicendo quello che intendevo io. Infatti, faccio un esempio, molto spesso si dice che, questa è una divagazione purtroppo, ma molto spesso si dice che il teorema PBR uccide le interpretazioni che non sono ontiche. Però Bohmiana è compatibile con PBR. Ecco. E questo è il fatto per cui io dico che, cioè, io direi che io la chiamerei un'interpretazione ontica se in essa la conoscenza della funzione d'onda è assolutamente necessaria per caratterizzare con completezza l'evoluzione del tutto il sistema e la sua evoluzione temporale. Poi magari non è la sola cosa che serve. Certo, infatti nella meccanica bohmiana, per evitare il collasso, in realtà, vabbè, poi lo spieghiamo, ma il punto è che c'è un altro pezzo. Vabbè, possiamo iniziare da quella che vogliamo, però appunto forse la cosa più semplice da dire in realtà è solo quella con la soggettivo, perché in realtà l'abbiamo già abbastanza spiegata. Sì, c'è un pezzettino in più da aggiungere. Sì. Esatto. Semplicemente, quella con la soggettivo sono una grossa categoria di varie interpretazioni che cercano di sostituire l'assioma, quello che mi sembra messo un po' ad hoc, un po' lì, della interpretazione ortodossa, con una spiegazione più fisica, cioè che ci sia un meccanismo fisico per cui ciò avviene. Ce ne sono state di vari tipi, tra di esse spicca in modo abbastanza netto per popolarità per un certo periodo e per, diciamo, sì, un po' per popolarità, è stata per un certo periodo sulla bocca di tutti, la cosiddetta interpretazione a collasso spontaneo o interpretazione di Ghirardi e di Miniver, che cosa dice? Dice, ok, ma magari non è necessario definire che cos'è un sistema sostanzialmente classico. Magari quello che è sbagliato è semplicemente l'evoluzione temporale. Magari l'evoluzione temporale non è sempre unitaria. Magari c'è un pezzettino in più nell'equazione dell'evoluzione temporale di Schrödinger che causa un collasso spontaneo di una singola particella dopo cioè che ha una certa inivita, mettiamola così, un po' come un nucleo che decade, ecco, mettiamola così, non sai quando avverrà, ma sai che c'è una certa probabilità per unità di tempo che avvenga. Esatto. E per la singola particella magari è gigantesca, magari continuerà a mantenere le sue proprietà quantistiche di sovrapposizione per tantissimo. Ma una volta che la particella entra in entanglement con tantissime altre, come per esempio quello che succede durante una misura, allora la probabilità che almeno una di esse a un certo punto subisca questo collasso spontaneo diventa sempre più grande.
E a un certo punto può essere resa, può essere tweakata, diciamo, i parametri di questa, di questo termine che abbiamo aggiunto all'evoluzione temporale in modo tale che alla fine con un numero ragionevole e ragionevolmente grande di particelle che ci aspettiamo che siano coinvolte in un'operazione di misura, alla fine avvenga effettivamente in un tempo molto breve, come effettivamente sembra succedere. Sembra quasi istantaneo il passaggio da un sistema che ha proprietà di sovrapposizione quantistiche a uno che ci ha dato una singola misura. È molto breve. E allora uno si può chiedere, ok, magari è così, ma questo apre una serie di problemi. Non è così semplice. Innanzitutto è un po' strano che ci sia questa modifica dell'evoluzione temporale, specialmente considerando il fatto che, come dicevo, che l'evoluzione temporale, tutto sommato, deriva da principi anche un po' più generali, semplicemente dell'unitarietà, che uno può pensare magari è solo un assioma. Ci sono due grandi classi di problemi in questo. Il primo è un problema diciamo, di scelte ad hoc, cioè quando uno spera che l'interpretazione della meccanica quantistica sia il meno dipendente dal sistema che io voglio studiare possibile, che io debba fare meno scelte ad hoc possibile per interpretarla, anche perché il framework stesso sembra essere completamente, come dire, insensibile a quali siano le migliori osservabili rispetto ad altre. Non ce n'è una privilegiata, diciamo così. Non c'è una privilegiata, non c'è un sistema privilegiato. Io con la meccanica quantistica posso studiare sistemi non relativistici, sistemi relativistici, sistemi di teoria dei campi, stringhe, posso studiare possibilmente gravità quantistica, sistemi di bit, sistemi di matrici quantistiche, cioè la E meccanica. anche il piano inclinato, così. Cosa? E anche il piano inclinato e il pendolo, in Tutto principio. quello che vuoi, sì, può fare tutto. E questo tra l'altro risponde alla domanda che è stata appena posta dal nostro carissimo Pauk, che ci chiede appunto se effettivamente questi approcci qui spostano il problema nel caso specifico, cioè come definisci nel caso specifico, nel sistema specifico, come avviene il meccanismo, no? Cioè Esatto, quanto rapidamente, in base a cosa. un pochino sì, però questo è un problema che tutti devono a un certo punto affrontare per non subire un cosiddetto problema di dipendenza di base. Cioè, come dicevo, non sembra che la meccanica quantistica sappia quali sono le osservabili privilegiate, perché ci posso descrivere quello che voglio, cioè non è obbligatorio che io abbia una base sprivilegiata sulla quale tutti gli stati è meglio che la es li espando, perché su quella base riesco a capire bene cosa sta succedendo durante la misura. È meglio che non ci sia. Mentre l'interpretazione a collasso spontaneo necessita di una base privilegiata, di solito quella della posizione, anche se non è una bella base di stati in un vero spazio di Hilbert, di solito. Necessita di una base privilegiata in cui effettivamente il processo fisico e oggettivo di collasso spontaneo porta la singola particella a collassare. Questo porta, come dicevo, una serie di problemi di ad hocness, diciamo, cioè ho scelto una base privilegiata e ho scelto dei parametri in modo abbastanza ad hoc nella equazione di evoluzione temporale che hanno delle dimensioni, per esempio, di un tempo. Perché l'universo deve aver scelto quella particolare misura di tempo? Boh, magari l'ha scelta. Magari le leggi della fisica sono tali che l'universo dove viviamo è nato con una di quelle particolari costanti lì, mettiamolo così. Però diventa, come potrei dire, sempre più poco credibile man mano che andiamo avanti e vediamo che le nostre teorie fisiche sempre più sofisticate esibiscono un grado sempre maggiore di generalità e un grado sempre maggiore di indipendenza dalle sovrastrutture, anche spazio-temporali, che ci mettiamo. Come dire, la relatività speciale ha meno sovrastrutture spazio-temporali della meccanica newtoniana, in un certo senso. C'ha meno, in uno c'è per così dire una foliazione privilegiata, nell'altro la struttura causale è fissata, ma non c'è una foliazione privilegiata. La relatività generale è più generale della relatività speciale, e un'ipotetica putativa teoria, magari di gravità quantistica, in cui non c'è nemmeno un concetto ben definito di background, ancora peggio. Quindi avere una teoria che fondamentalmente, proprio
ha dentro delle costanti ad hoc sempre poco, non so come dire, poco appealing, ecco, Sì, mettiamolo. non ci piace. Esatto. Poi c'è un altro classe di problemi, e cioè, come dicevo, una volta che hai scelto la base privilegiata, per esempio la posizione, per esempio, magari la posizione sembra molto intuitiva, perché noi vediamo oggetti ben definiti, in posizioni ben definite, ma la verità è il cellulare è lì, non lì, è su Marte. E quindi uno si può dire, ma la base della posizione è una buona base? No. In uno spazio di Hilbert di solito no, perché gli autostati della posizione sono su distribuzioni, sono una delta di Dirac, e quindi non sono normalizzabili, quindi non è un vero vettore di norma unitaria. E quindi uno si può dire, ma allora magari non è che proprio collassa proprio in una delta di Dirac, magari collassa in una gaussiana, sostanzialmente così stretta che io non riesco a distinguere la delta di Dirac. E questo apre di nuovo un problema di ad hocness, perché quanto grande è la gaussiana, apre un problema di il cosiddetto problema delle code, cioè quando in collasso spontaneo avviene il collasso, alla fine non mi ritrovo fisicamente proprio in un autostato della posizione o in un'altra osservabile, ma in uno stato che è piccato, diciamo, nella sua sovrapposizione, nell'autostato che abbiamo misurato. E allora dobbiamo modificare, questa è una cosa un po' rara da fare, uno degli assiomi della meccanica quantistica, cioè quello che noi vediamo col 100% di probabilità il risultato di una misura essere un certo autovalore, se proprio lo stato si trova per davvero nell'autostato di tale associato a tale autovalore. Qua allora va modificato un po', di nuovo c'è un grado di ad hocness, in dire quanto sarà stretta in modo tale che noi vediamo proprio un valore e non tanti. Cosiddetto problema delle code, perché banalmente la gaussiana ha sempre le code, quindi sembra che i risultati poco probabili, c'è sempre una probabilità che avvenga. Quindi sembra che ci sia sempre una probabilità che la regola di Born sia violata. E invece noi non notiamo violazioni della regola di Bohr. Inoltre, più è stretta questa gaussiana, più rischiano di esserci violazioni di conservazione dell'energia, perché vuol dire che c'è stato un vero e proprio processo fisico che ha causato un cambiamento dello stato in modo non unitario, quindi l'energia non può essersi conservata. E ci sono dei esperimenti che tentano infatti di verificare se c'è questo lack, questa mancanza di energia dovuta al collasso spontaneo, che si dovrebbe vedere come una sorta di mare termico, diciamo, di energia ineliminabile, che non è dovuto al normale mare termico, che è dovuto all'interazione totalmente incoerente con l'ambiente del nostro sistema. E facendo così si può fare esperimenti e mangiucchiare, diciamo, spazio dei parametri, di questi parametri ad hoc che sono stati dovuti introdurre dalla teoria. Ecco, ora, dopo credo 40 anni da quando è stato proposto questa cosa, negli anni 80 circa, hanno fatto una serie di esperimenti sempre più precisi per vedere se si trovavano simili effetti, e ad oggi no, non sono mai stati visti. Quindi lo spazio dei parametri di questa teoria, soprattutto nelle sue forme più semplici, è stato ridotto tantissimo. È stato ridotto tantissimo, tanto che a questo punto ha perso abbastanza di favore, diciamo. Inoltre c'è un altro problema, che siamo in grado di fare esperimenti quantistici a scala sempre più grande. Riusciamo a creare oggettini nanostrutturati sempre più grandi che esibiscono sempre le proprietà di sovrapposizione predette dal framework della meccanica quantistica. E se questo è vero, allora vuol dire che in un certo senso, nel momento in cui noi osserviamo questo collasso, lo stato è più preciso di quelle sovrapposizioni che riusciamo a creare nanostrutturando, perché quelle esibiscono ancora delle proprietà quantistiche. E quindi la gaussiana deve essere un po' piccola, ma allo stesso tempo un po' più grande, cioè lo spazio dei parametri viene un po' mangiucchiato dagli esperimenti in due direzioni differenti. E non so se siamo proprio a livello di, non si può proprio dire falsificazione, ma a questo punto la possibilità che la teoria di collasso spontaneo nella sua versione più semplice sia corretta, a questo punto è veramente poco probabile, mettiamola così, poco unlikely, diciamo così. No, Soprattutto. scusa, volevi dire un'ultima No, cosa? sì, soprattutto inoltre un altro piccolo problema. A causa della base privilegiata, che è quella della posizione, questa è un'interpretazione che soffre anche di background dependence, quindi è molto difficile anche lì renderla compatibile con estensioni della meccanica quantistica non relativistica che possiedano
un grado sempre maggiore di background independence, quindi prima di tutto con la realtà speciale, in cui non c'è più un orologio universale rispetto al quale si può calcolare questo tempo, mettiamola così, rispetto al quale ogni particella dovrebbe collassare spontaneamente. Questo è già complicato. Ancora peggio in relatività generale, non vi dico se pensiamo che non ci sia un background neanche ben definito. Quindi, per una serie di motivi teorici e anche sperimentali, questi modelli, che sono, come dicevo, sono uno degli esempi che in realtà sono un po' diversi, sarebbe più giusto chiamarli altre teorie piuttosto che altre che interpretazioni della meccanica quantistica, perché prevedono alcuni risultati sperimentali leggermente diversi da quelli di una meccanica quantistica ordinaria. Ecco, per una serie di motivi sono diventati, hanno avuto il loro periodo in cui hanno aumentato la loro pool di, diciamo, sostenitori, ma attualmente si sta riducendo parecchio, mettiamola così. Soprattutto nelle loro forme più semplici, molti di loro vanno vicino alla quasi, anche se non è, si può mai dire completamente, alla falsificazione, ecco, mettiamola così. Bene, bene. C'è altro che potremmo dire sul collasso oggettivo? Scusa? A me non ci sono domande. Ah sì, no, ovviamente qui aspettiamo domande. Qui c'è una domanda di Jacopo che forse ci porta un po' fuori. Già Tardino ci chiede cosa ne pensiamo della ensemble interpretation. Della cosa? Dell'interpretazione di ensemble. Quale, sinceramente? Quale intende? Non saprei. Perché ne conosco una che l'aveva tirata fuori Smolin qualche decennio fa. Quella che dice che rappresenta un vero ensemble tra tutti i multiversi che esistono, una cosa simile. Okay. Anche quella un po' complicata da definire. Non sì, so, non so in dettaglio a cosa si stia riferendo. Sì, è anche di difficile collocazione e di difficile, come potrei dire, di difficile definizione, mettiamola così. Perché mi aspetterei allora, prima di tutto, di avere una buona teoria di gravità quantistica che spieghi bene come è fatto questo multiverso, banalmente, se vuoi dire. Non so che dire, cioè non mi è come, ecco, so come dire, è come se uno prendesse la, ma è una cosa un po' diversa, mi sa, è come uno si prendesse molti mondi e invece di avere molti mondi è molte bolle, diciamo, all'interno del multiverso, cioè come dire, sono veramente realizzati tutti gli stati, ma proprio spazio-temporalmente. Sì, sì, no, è chiaro cosa intendo. Non so bene come sia definita matematicamente, sarò sincero, e secondo me manca un po' di concretezza. Perché appunto manca lo zoccolo duro su cui costruire magari una teoria quantistica della gravità non perturbativa completa con cui siamo certi di poter descrivere l'evoluzione cosmologica, ecco, mettiamola così. E quello, a meno che non intendesse quello. Non so se intendesse quello o qualcos'altro, in caso ci scriverà. E poi sul collasso oggettivo, e poi penso che possiamo muoverci sulle interpretazioni che non hanno collasso. Esatto. C'è una domanda di Andrea, alla quale in realtà avevo mezzo iniziato a rispondere. Cioè, abbiamo detto che questo collasso che avviene per meccanismi fisici, veri in un certo senso, lui giustamente dice, ma c'è un'interazione fondamentale, una delle interazioni fondamentali che lo fa avvenire? Allora, bella domanda, nell'ortodossa non viene spiegato. Cioè, semplicemente dice quando entra in entanglement con un sistema sostanzialmente classico, che può essere per qualunque interazione, quello porta in entanglement, di solito direi l'elettromagnetica, perché è quella più forte, banalmente, con cui noi di solito facciamo apparati sperimentali, allora avviene questo collasso e l'ortodossa dice in modo oggettivo. Collasso spontaneo dice no, non è un'interazione. È una proprietà dell'evoluzione temporale, punto. È scritta nell'equazione di evoluzione temporale fondamentale. Altre interpretazioni a collasso oggettivo hanno cercato invece di dare un ruolo più predominante ad alcune interazioni, come per esempio il modello di... non mi piace, non vorrei dire di Penrose, perché in realtà l'aveva già creato un'altra persona, e Penrose l'ha solo portato alla ribalta, l'ha portato alla conoscenza di tutti, ma questo modello già esisteva. È quello gravitazionale. Sì, esatto, in cui il ruolo privilegiato c'era l'interazione gravitazionale. Quello però, anche quello è caduto un po' in, diciamo,
in disuso a causa del fatto che di nuovo predice alcuni effetti sperimentali che sono stati mangiucchiati nello spazio dei parametri da esperimenti. Inoltre, a mio avviso, questa è la mia opinione, è basato su un misunderstanding del principio di equivalenza. Cioè l'idea di Penrose è: il principio di equivalenza può valere solo e unicamente per una teoria della gravità classica. E allora lui dice: ogni qualvolta lo spazio-tempo è portato a provare a evolversi in una sovrapposizione di due spazi-tempi, allora in certo senso c'è come una censura in cui in tempo brevissimo, in cui io non riesco a vedere, esso va a invece a riaggiustarsi e a tornare a essere classico, diciamo così, perché sennò ci sarebbero violazioni del principio di equivalenza. Ecco, io secondo me c'è un misunderstanding, perché il principio di equivalenza a livello classico è vero, non vale a livello quantistico, ma si può riformulare in modo che valga in una teoria di gravità quantistica, in modo un po' diverso, sulla base non magari di un osservatore classico, ma sulla base di un sistema di riferimento quantistico, per così dire, che viaggia cadendo liberamente all'interno di una sovrapposizione di spazi-tempi. È un po' complicato e ci porterebbe un po' fuori strada, quindi non vorrei entrare. Quello che semplicemente vedeva Penrose è che se io assumo uno spazio-tempo semiclassico, succedono delle cose, succedono violazioni di unitarietà. È una cosa che succede anche nella radiazione di Hawking. Se io assumo uno spazio-tempo semiclassico e su di esso effetti quantistici, sembrano esserci violazioni di unitarietà. E allora Penrose ha detto: ma non è che questo è il sacro graal, cioè è proprio quello che spiega tutto, queste violazioni di unitarietà sono fondamentali ed è quello che porta l'evoluzione del sistema quantistico ad essere, a evolvere non unitariamente verso un singolo autostato? Poteva essere, ma ora abbiamo secondo me una conoscenza un po' più, anche se non enorme, un po' più, diciamo, approfondita di quello che ci aspettiamo da una teoria di gravità quantistica. E in generale sappiamo, o almeno ci aspettiamo, che questi effetti di violazione di unitarietà in gravità semiclassica sono artefatti di aver preso una approssimazione semiclassica e non di aver preso una teoria full di gravità quantistica. Bene, quindi ottima risposta. E, beh, quindi che dici? Ci muoviamo sulle questi due filoni che dicono: no, il collasso non ci piace, ci fa schifo, troppi problemi, di cui abbiamo abbondantemente parlato, via collasso. Come aggiustiamo la cosa? Allora, direi, magari cominciamo dalla meccanica bohmiana, perché credo storicamente è venuta anche prima. In un certo senso, le sue idee sono radicate, l'inizio è radicato perfino nelle idee di De Broglie, credo. E l'idea è che la funzione d'onda c'è davvero, per così dire, è ontica, per una definizione che darei io, ma essa non è tutto, essa è solamente quell'oggetto che guida, infatti a volte viene chiamata l'interpretazione dell'onda guida o dell'onda pilota, guida le particelle che hanno una posizione ben definita nel loro processo di evoluzione temporale dinamica. Quindi oltre alla funzione d'onda c'è anche la particella, questo è il punto. Esattamente. La particella sta veramente lì, quella velocità per davvero, però, stavi per dirlo tu, insomma, sì. C'è anche quindi, in un certo senso, la meccanica bohmiana è un'interpretazione, possiamo dire, sui generis, perché da un lato, come darei io la definizione, è ontica, ma allo stesso tempo ha le variabili nascoste. E di solito queste cose sembrano contraddirsi a vicenda, perché uno dice: se sono le variabili nascoste, se so le variabili nascoste, non mi frega niente la funzione d'onda, quella è solo un artefatto statistico. Invece no, loro dicono: ci sono entrambe e interagiscono tra di loro, mettiamola così. In particolare l'interazione è che la funzione d'onda evolve unitariamente come vorrebbe il framework della meccanica quantistica, ma esiste una variabile fissata che viene chiamata, può cambiare di volta in volta, viene chiamata la variabile bohmiana, e in generale in meccanica quantistica non relativistica viene presa a essere la posizione esatta delle n particelle di cui viene composto il sistema, e essa ha un'evoluzione, una legge di evoluzione dinamica complicata, non lineare, che dipende dalla funzione d'onda. Esatto, come quindi è un po' come una particella che si trova
sopra, cavalcare quest'onda in un modo molto molto complicato. Esatto. In un certo senso possiamo immaginare che l'equazione dinamica è fatta in modo tale che in realtà si può in un certo senso derivare, cioè si può definire, ma l'idea viene dal prendere molto seriamente l'equazione di continuità che viene fuori dalla conservazione di informazione, per così dire, che deriva dall'unitarietà dell'equazione di Schrödinger. Se uno la prende proprio, di solito un'equazione di continuità ti dice che una certa grandezza fisica da una certa regione di spazio delimitata non può cambiare a meno che non ci sia un flusso di quella grandezza fisica attraverso il boundary di tale regione. E allora uno prende magari in modo molto seriamente cos'è la velocità di trasferimento di questa grandezza fisica, che è l'informazione quantistica, cioè diciamo come posso chiamarlo, i pesi, i moduli quadri delle combinazioni lineari in cui posso scrivere la funzione d'onda su una certa base, prendere per seriamente questa velocità come una vera velocità fisica delle particelle che veramente sono lì, diciamo così. Da questo posso scrivere un'equazione dinamica. E tale equazione dinamica è molto complicata. Molto complicata, esibisce delle features di non linearità ed è estremamente complicata da risolvere. Ma l'idea è che è fatta in modo tale da fare sì che le particelle sono spinte, pilotate ad andare verso le zone dove il modulo quadro della funzione d'onda è alto, mentre sono spinte, allontanate dalle zone dove la funzione d'onda, il modulo quadro della funzione d'onda è piccolo. Quindi, a partire da questa equazione dinamica, dall'esistenza della variabile bohmiana e da una, diciamo, un'assunzione di naturalezza, cioè dal fatto che quando partiamo con l'esperimento su quale sia la vera posizione delle particelle e che quindi se ne trovino di più nelle zone di spazio dove il modulo quadro della funzione d'onda è alto, mentre se ne trovino di meno dove il modulo della funzione d'onda è basso, si può costruire una teoria che è sostanzialmente classica, è sostanzialmente una teoria di funzioni che evolvono temporalmente, non di operatori o di vettori nello spazio di Hilbert, che riproduce i risultati statistici della meccanica quantistica non relativistica. Perché? Perché banalmente seguiranno grazie a questa, diciamo, assunzione di naturalezza e ad alcuni altri fatti, a quelle che è proprietà matematica di questa evoluzione temporale, la misura sarà vera, ci sarà veramente una misura che sta selezionata dal fatto che le particelle si trovano veramente in posizione e inoltre seguiranno la distribuzione su tanti, ripetendo l'esperimento tante volte, seguiranno la distribuzione statistica data dalla regola di Born. Molto particolare il setup della meccanica bohmiana, perché uno dice, ok, ma come fa a sorpassare tutti quei no-go theorem che si sono accumulati nella storia, che dicono che le interpretazioni con variabile nascosta sono così complicate da costruire, quasi impossibili? Beh, qua ci sta appunto l'interplay tra la variabile bohmiana e il fatto che la funzione d'onda lì c'è e ci deve essere. In un certo senso, per esempio, come fa la meccanica bohmiana a riprodurre violazioni della disuguaglianza di Bell, che sembra uccidere tutte le cosiddette interpretazioni locali a variabili nascoste? Il motivo è che la dinamica della variabile bohmiana da cui dipende il risultato dell'esperimento è estremamente non locale. E quindi noi ci possiamo immaginare, e piccolo inciso, all'interno del framework della meccanica bohmiana, tutte le misure che possono essere fatte da un punto di vista fondamentale possono essere ricondotte a misure di posizione, a misure della variabile bohmiana. E questo saltella, insomma, permette di saltare a pie pari un altro no-go theorem, quello sulla non contestualità, che non voglio entrare nei dettagli, ma è un altro grosso ostacolo che di solito blocca possibili teorie e le variabili nascoste. Quindi, per esempio, facciamo un setup classico di, per esempio, paradosso EPR, o che con lievi differenze può essere reso il setup del
in cui si va a testare le violazioni della diseguaglianza di Bell. Prendiamo un decadimento, ne escono due particelle identiche, ma che per conservazione del momento angolare devono avere posto. Questi per la meccanica ohmiana saranno accompagnati non solo da questo stato quantistico, non solo dalla funzione d'onda, ma anche da una vera posizione delle due particelle che partono e vanno in direzioni opposte. Adesso, la prima delle due che verrà misurata dai due esperimenti che magari sono distantissimi, la prima delle due che verrà misurata rispetto a un certo sistema di riferimento andrà, cioè, per esempio, misuriamo lo spin con un apparato di Stern-Gerlach, andrà o in alto o in basso. Tutte le misure, anche questa di spin, sono fondamentalmente una misura di posizione. A causa della dinamica estremamente locale, nello stesso istante, dall'altra parte dell'universo, l'altra si è mossa nell'altro senso. Ora, qual è il campanello d'allarme che uno può vedere? Che abbiamo detto nello stesso istante. Questo presuppone a priori una forte background dependence, cioè una dipendenza da un background che è sostanzialmente quello della relatività galileiana, quello in cui esiste un tempo assoluto e in cui ha senso parlare di simultaneità e di quale delle due particelle sia stata misurata prima. Come già potevamo dire, c'è anche un problema di base dependence, perché abbiamo scelto in modo abbastanza ad hoc quale sia l'osservabile bohmiana, e quindi uno può dire: ma l'osservabile bohmiana potevo sceglierlo diversamente? Viene la stessa teoria? Viene una teoria diversa? Chi lo sa? Se è una teoria identica, qual è il pro nell'aggiungere l'osservabile bohmiana? L'unico sarebbe che, appunto, mi aspetto una singola osservabile ben definita per poter spiegare l'osservazione di singole misure quando faccio un esperimento. Semplicemente questa è la classica idea delle teorie a breve nascoste. Beh, però, appunto, come abbiamo detto, questa forte dipendenza da un background che esiste sostanzialmente solo nel framework della relatività galileiana rende difficile pensare come si possa estendere a un contesto in cui, per esempio, invece stiamo facendo relatività speciale e quindi la struttura causale dello spazio-tempo è quella dello spazio di Minkowski. Non è totalmente impossibile, ma esiste una cosa che si chiama neo-lorenzianesimo, o come si traduce in italiano, non so, è una religione detta così, che dice che sì, c'è magari un sistema di riferimento assoluto rispetto al quale la meccanica bohmiana prende il suo tempo, la sua simultaneità, ma poi è a noi ignoto e in realtà noi vediamo solo, non sapendo qual è, noi vediamo solamente sistemi di riferimento inerziali che sono connessi adesso da trasformazioni di Lorentz, e quindi alla fine, cioè, è un modo un po' convoluto di dire che forse c'è una soluzione. Però di nuovo c'è una fortissima background dependence, perché di nuovo abbiamo dovuto postulare l'esistenza di un background ben fissato, e inoltre un background che non è possibile, come posso dire, trovare evidenza sperimentale della sua esistenza in alcun modo. Un'altra piccola cosa del perché, appunto, uno si può chiedere: se la meccanica bohmiana ha ottime, diciamo, features, per esempio non ha collasso, che è una cosa che i fisici odiano, riproduce i risultati della meccanica quantistica non relativistica, come mai uno si può dire non è estremamente popolare, non viene introdotto molto spesso nei corsi di meccanica quantistica? Ecco, la motivazione da un lato è che, appunto, c'è questa background dependence che rende molto difficile l'idea che possa essere compatibile con, come dicevo prima, con raffinamenti ulteriori della nostra teoria, come la relatività speciale, la relatività generale, o addirittura una teoria di gravità quantistica. Si pensa che sia difficile, cioè non si riesce a immaginare come possa essere modificata in modo soddisfacente la meccanica bohmiana, in modo da essere compatibile con una successiva mancanza di quelli che sono i suoi requisiti di background geometrico che proprio servono per definirla dall'inizio. Ci sono stati dei tentativi, non si può dire che non ci siano stati. Lo stesso John Bell ha provato più volte. John Bell è un grande sostenitore della meccanica bohmiana. Famosa una frase di John Bell che disse:
Un giorno mi venne l'illuminazione che l'equazione di Schrödinger è sbagliata o non è tutto. si può trovare nel suo libro quello il dicibile e l'indicibile sulla meccanica quantistica. E semplicemente non ha considerato l'ultima possibilità, che probabilmente sarà l'ultima che ora affronteremo. Ma comunque dico, sì, ci si è provato a creare anche una QFT bohmiana, utilizzando come variabile bohmiana la densità di fermioni, tipo, che sia ben definita, ma anche lì aveva alcune caratteristiche non proprio soddisfacenti e di nuovo per funzionare, per essere relativisticamente invariante, doveva diciamo ricorrere a questo trucco del neo-lorenzianesimo, cioè del fatto che in realtà ci fosse effettivamente un sistema di riferimento privilegiato rispetto al quale gli altri si relazionano. E ripeto, è molto difficile quindi immaginare come possa essere ricostruito proprio tutto il framework della meccanica bohmiana, che così tanto dipende da questo background geometrico, quando tale background geometrico magari non c'è. Mentre la meccanica quantistica, come dicevo prima, è la sua potenza e la posso applicare a tutto. Cos'è l'interpretazione bohmiana di un singolo qubit? Cos'è l'interpretazione bohmiana di una matrice quantistica? Cos'è l'interpretazione bohmiana della JT Gravity? Non so come dire, ecco, non so te. Penso che il messaggio sia evidente, no? E come dicevo prima, questo fatto che non c'è alcun modo, neanche in linea di principio, perché se la meccanica bohmiana è fatta bene, non dà risultati diversi da quelli della meccanica quantistica ordinaria. Quindi, nonostante sia una teoria che tecnicamente è classica, potremmo definirla come la teoria classica che più si avvicina a avere i risultati della meccanica quantistica. Ci sta. E cosa stavo dicendo? Ah sì, perché non piace tantissimo quest'idea? Perché se è fatta bene non riesco a distinguerla dalla meccanica quantistica ordinaria. Qui non riuscirò mai a misurare l'osservabile ben definita bohmiana. Quindi un fisico, i fisici di solito sono persone, non me, non Ivano, ma i fisici di solito sono persone concrete. E quindi dicono, se io non riesco a misurarla, cos'è sta cosa che ho dovuto introdurre? È stato necessario? C'era un'inconsistenza matematica per cui dovevo introdurla? Non sembra esserci un'inconsistenza matematica nell'apparato della meccanica quantistica tale che bisognava introdurre l'osservabile bohmiano. Allora serve per spiegare gli esperimenti? Perché di nuovo, se uno mantenesse un approccio epistemico, magari, o magari c'è un'altra possibilità che non necessita della variabile bohmiana, allora non si vede la motivazione della sua introduzione. E quindi questa è proprio una cosa filosoficamente che non piace ai fisici, il fatto di aver voluto introdurre qualcosa che non c'è modo di misurarla, non c'è modo di valutare se la sua esistenza sia necessaria o sia proprio lascia un'impronta sui risultati fisici che uno ottiene. E per questo è poco valutata dalla comunità dei fisici, soprattutto perché la gran maggioranza dei fisici sono fisici sperimentali. Mentre la gran maggioranza dei fisici teorici magari non la vede per i motivi appunto di incompatibilità con mancanza di background. La vita moderna, diciamo. Esattamente. Cioè, perché dire, siccome dire che è incompatibile con la relatività è troppo semplicistico, la verità è che proprio serve un background fissato per definire l'osservabile bohmiana, appunto. E c'è una base dependence abbastanza grave. Quindi, se uno si aspetta che alla fine la teoria non sia base dependent, e non dipenda da un background geometrico, perché magari posso creare teorie quantistiche e non dipenda dal background geometrico, perché? Perché l'interpretazione totale della meccanica quantistica dovrebbe dipendere? Rischi solo di introdurre inconsistenze, mettiamo così. Giustamente. E quindi però, per nostra fortuna, anche perché qui noi non stiamo mantenendo una mera facciata di agnosticismo, c'è un modo, no? Di avere la moglie piena e la botte ubriaca. No? Cioè, quindi questi sostenitori, no, dell'interpretazione bohmiana hanno detto no, io non voglio il collasso, ma per far funzionare le cose mi servono queste variabili nascoste, però devono essere non locali perché altrimenti violi i risultati sperimentali a che fare con le disuguaglianze di Bell e quant'altro, quindi è un po' un casino. Ma cosa succede se levi di mezzo il collasso, però non fai niente, cioè ti tieni
la meccanica quantistica pura, senza aggiungere niente, senza aggiungere variabili nascoste, cosa succede? Allora, sì, questa è la soluzione a cui nessuno all'inizio poteva pensare. Perché? Perché, come dicevamo, il framework della meccanica quantistica è molto esotico rispetto a quello che noi osserviamo nella nostra quotidianità. Sembra che appunto viva di stati, che in generale sono sovrapposizioni di stati con osservabili fisiche ben a valori ben definiti. E allora uno si dice: com'è possibile che io vedo il mondo intorno a me, il mondo macroscopico? Come faccio a estrarre il mondo classico, il mondo macroscopico dalla meccanica quantistica? Allora, il primo che ci ha provato a pensare, in realtà per motivi totalmente diversi, magari se riesco a spiegarli, è stato Hugh Everett III, nella sua tesi di dottorato negli anni 50 più o meno. Hugh Everett, studente di Wheeler. In quegli anni, Wheeler insieme a De Witt stavano cercando di formulare il primo tentativo di gravità quantistica. Quel primo tentativo di quantizzazione canonica della relatività generale. E per quanto non sia stato di gran successo, semplicemente diventa complicatissimo in no time, diciamola così, e anche se si riuscisse a fare, probabilmente sarebbe veramente difficile trovarci degli osservabili. Ma la prima cosa che si nota è che il semplice processo di passare da una gravità classica a una gravità quantistica fa sì che siano possibili sovrapposizioni di diverse geometrie. E allora Everett dice: ma scusate, ma tutte le interpretazioni delle meccaniche quantistiche che ci sono finora dipendono fortemente dal background geometrico, in un caso o nell'altro. In un caso viene detto in un certo tempo c'è un collasso, l'ortodosso dice c'è un collasso oggettivo e randomico, in un caso dice non esisteva ancora quella di collasso spontaneo, ma anche lì comunque avrebbe avuto gli stessi problemi. La meccanica moviana necessita di un background geometrico. Ma come facciamo a creare un'interpretazione della meccanica quantistica che sia compatibile con la possibilità, anche solo la possibilità, che non ci sia alcun background? Che quindi non tocchiamo e non aggiungiamo niente al framework della meccanica quantistica che già di per sé non ha alcun background, non ha alcun osservabile privilegiata. E come facciamo a estrarre da esso quello che invece noi vediamo negli esperimenti singoli? Beh, allora, Everett dice: c'è una possibilità di fare una meccanica di pura onda, cioè una meccanica che è solo la funzione d'onda scusate, che evolve con l'equazione di Schrödinger unitaria sostanzialmente, ma l'unicità dei risultati dei nostri esperimenti è spiegata dal fatto che siamo osservatori relativi all'interno della funzione d'onda dell'universo. Che cosa vuol dire? Vuol dire prendiamo la meccanica quantistica molto sul serio. Questa dice c'è la funzione d'onda. Di cosa? Di tutto, perché in generale tutto può essere, sembra che non ci siano limiti a cosa la meccanica quantistica può descrivere. E come dicevo inizialmente, sembra che ci siano proprio dei teoremi matematici per cui se io voglio descrivere un sistema fisico posso farlo nel framework della meccanica quantistica. Sembra che non ci siano scappatoie, diciamola così. E quindi possiamo immaginare che la funzione d'onda descriva proprio tutto, e allora descrive anche l'osservatore. E allora se descrive anche l'osservatore, nonostante ci sembri a noi classico, che cos'è che succede quando avviene quella che noi chiamiamo una misura? Beh, succede che l'osservatore entra in entanglement tramite magari un device, un oggetto, entra in entanglement col sistema quantistico e l'evoluzione temporale li porta a essere sempre più, come dire, sempre più legati. Non si scappa. In un certo senso è come se io parto da uno stato che è una sovrapposizione di stati e l'osservatore parte, o il device, perché anche quello può essere visto come un osservatore, parte in uno stato pronto per prendere la misura,
Allora, cosa succederà se lo Stato continua a evolvere in maniera lineare e unitaria? Beh, succede che evolverà in una stessa sovrapposizione di Stati in cui, da una parte, c'è uno Stato entangled di uno dei risultati, per esempio spin-up della misura di spin di un singolo elettrone, entangled con lo Stato del device, l'osservatore che ha misurato quel particolare misura. Più nella somma, diciamo, della sovrapposizione dello stato quantistico, uno stato in cui l'elettrone è spin down e l'osservatore ha registrato una misura spin down. Ok, e quindi uno dice, se noi siamo quegli osservatori all'interno della funzione d'onda, noi non ci accorgeremo mai che, come dire, che non ci sono misure singole. Noi vedremo sempre le misure singole dal nostro punto di vista. Ma, allo stesso tempo, la osservazione è ancora lì. Questa era l'idea basilare di Everett. E se uno ci pensa è un po'... cioè si può capire come mai all'inizio veniva considerata debole. Perché uno dice, ma io nella mia vita quotidiana non vedo sovrapposizioni. Come fa ad esserci ancora la sovrapposizione? Come fa ad esserci ancora la sovrapposizione di me che ho visto un certo risultato dell'esperimento più me che ho visto un altro risultato con certi pesi statistici, diciamo così? Come fa ad essere ancora vero? Io non mi sembra, io sono qui, ho visto una misura, non ho visto sovrapposizioni di misura, non vedo me in sovrapposizione, io che sono oggetto macroscopico. Ecco, al tempo Everett al tempo non dà una risposta. E quindi sembra che la sua proposta sia viziata da due problemi, e i problemi sono di nuovo base dependence e di non spiegare dove va a finire. Come fa a scomparire la sovrapposizione. Perché base dependence? Perché di nuovo uno può dire, bene, ma se io parto da uno stato, per esempio, di spin dell'elettrone lungo l'asse X, ben definito, più mezzo durante l'asse X, se io decido di misurare lo spin dell'elettrone lungo l'asse X, allora niente. La funzione d'onda continua a evolvere, siamo sempre un singolo stato e non c'è alcuna sovrapposizione. Se io decidevo di misurare invece lo spin lungo l'asse Z, uno spin che è stato definito lungo di spin lungo l'asse X, è invece stato di sovrapposizione di spin lungo l'asse Z. E quindi in quel caso invece sembra che cambiare la base cambia se ci sono più osservatori all'interno della funzione d'onda o se ce ne sono di meno. Come viene questo problema, Everett all'inizio non lo risolve, lo lascia un pochino aperto e infatti lascia ai successori la possibilità di riempire questo buco un po' come meglio credono, e il primo a farlo è DeWitt. DeWitt è il primo a provare a riempire il buco con un modo che a mio avviso non è uno dei migliori ed è molto simile alla interpretazione ortodossa, e dice, quando c'è una misura, quando succede questa cosa di entanglement tra il sistema quantistico e un osservatore, avviene un branching della funzione d'onda in proprio due storie diverse che non hanno più modo di comunicare tra di loro, non hanno più modo di interagire tra di loro, in una certa base che di nuovo dovrebbe essere fissata a priori, quindi c'è di nuovo un problema di base dependence, e da lì in poi evolvono indipendentemente. DeWitt è il primo a forgiare la parola molti mondi, many worlds, per questa interpretazione, e la gente non sa che in realtà è stata molto criticata da Everett questo suo cambiamento della sua teoria. Lo stesso, non ricordo le parole che ha usato, ma erano parole grosse, tipo bullshit, no? Cosa sta dicendo DeWitt? Non è questo che intendevo, non ha capito niente. Questa interpretazione in un certo senso non ha di meglio in un certo senso dell'interpretazione ortodossa, perché di nuovo non dice che cos'è che ha causato questo branching e non dice in quale base è avvenuto. Si sono susseguiti una serie di tentativi di riempire questo buco finché alla fine non è arrivato to the rescue, diciamo, un fenomeno che fino ad allora era passato abbastanza in sordina, diciamo così, che invece è diventato importantissimo nelle applicazioni tecnologiche della meccanica quantistica dopo alcuni decenni da Everett e soprattutto nell'età moderna, che cosiddetti fenomeni di decoerenza. Fenomeni di decoerenza per
In un certo senso sono, cioè, tutto quello che Everett poteva sperare che ci fosse, perché derivano proprio dal framework della meccanica quantistica stesso, e risolvono questi due problemi, di base, quelli che sembra esserci parata privilegiata, e di mancanza di interferenza. Che cos'è la decoerenza? La decoerenza è quel fenomeno che avviene quando un sistema quantistico entra in entanglement con un altro sistema che è talmente grande, ha un numero talmente grande di gradi di libertà, interagisce con loro, complicato, talmente incoerente, che noi non siamo in grado di tenere sotto traccia, tenere sotto controllo come evolve ciascuno di questi gradi di libertà. E allora quello che succede è che il sistema quantistico, che è tecnicamente aperto, è come dire il sistema complessivo di sistema quantistico più tutto il resto, tutto l'ambiente di tantissimi gradi di libertà che interagiscono con loro, può essere ridotto, per nostra ignoranza, a una evoluzione efficace del sistema, del suo sistema quantistico, che diventa efficacemente non unitario, e diciamo apparentemente non unitario. Perché è come se l'informazione che l'unitarietà dovrebbe preservare viene persa nell'entanglement con l'ambiente. E questa è la situazione in cui ci troviamo in realtà sempre. Cioè sempre noi siamo a continuo contatto in entanglement con l'ambiente che ci circonda. L'ambiente è fatto di numero enorme di gradi di libertà che ovviamente non siamo in grado di tenere sotto controllo. E ogni qualvolta facciamo un esperimento, prendiamo un piccolo sistema quantistico che entrerà in entanglement per varie interazioni con un numero enorme di gradi di libertà che non siamo in grado di tenere sotto controllo. Quindi, che cosa dice appunto in un certo senso, perché risolve entrambi i problemi? Perché quello che matematicamente, effettivamente succede è che, spero di non entrare troppo nel tecnico, ma quello che effettivamente succede è che uno stato puro in cui il sistema quantistico è stato preparato può evolvere verso un cosiddetto stato misto, cioè uno stato che non è rappresentato da un singolo vettore di norma unitaria in uno spazio di Hilbert, ma da una sorta di mistura statistica di vettori di norma unitaria sullo spazio di Hilbert. Quindi è come se dentro ci mettessimo un ulteriore. Già potevamo pensare che la natura statistica della meccanica quantistica fosse dovuta alla nostra ignoranza. In più ci mettiamo un ulteriore layer di ignoranza, come dire, non sappiamo nemmeno in quale stato precisamente quantistico si trova il nostro sistema. E dal punto di vista matematico possiamo descrivere due cose con un formalismo della cosiddetta matrice densità. Nel caso di ci sono dei modi per distinguere una matrice densità di uno stato puro da una matrice densità di uno stato misto. E quello che succede durante la decoerenza, durante questa interazione molto complicata, molto incoerente, è che l'evoluzione dinamica efficace della matrice densità del sottosistema dell'universo che noi vogliamo considerare evolve da una matrice densità di uno stato puro in generale verso una di uno stato misto. E questa rimane evidente perché c'è una base, per così dire, in un certo senso privilegiata, ma dinamicamente generata dall'interazione con l'ambiente, di stati che vengono detti robusti, stati robusti sotto decoerenza o stati di pointer. Del device che stavamo utilizzando, macroscopico che stavamo utilizzando, che rimangono gli stessi sotto decoerenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che letteralmente la matrice densità è una matrice, quindi entrate in colonne, in righe, e c'è una particolare base in cui questa matrice può essere scritta, posso fare un cambio di base e scriverla in base di me, in cui l'evoluzione temporale diventa efficace. In effetti, in pratica, il fatto che i termini sulla diagonale rimangono uguali. E quelli off diagonale vanno rapidamente tutti a zero, molto rapidamente. Mettendo dei numeri molto usuali, questi numeri sono veramente tempi piccolissimi che possono spiegare perché uno vede, come dire, una sorta di collasso istantaneo. In un certo senso non è una spiegazione dinamica del perché questo collasso che nell'ortodosso era quasi era sostanzialmente istantaneo, è veramente praticamente istantaneo. E perché c'è una base privilegiata? Perché l'interazione che media il passaggio di informazione tra il sistema quantistico che volevamo misurare e il resto dell'ambiente sarà una interazione che preserva certe simmetrie. E quindi ci sarà una base di stati, di autostati, di certe grandezze conservate, grazie al teorema di Noether, a causa del fatto che l'interazione rispettava certe simmetrie. Per esempio, se noi volevamo misurare
uno spin dell'elettrone lungo l'asse X, cosa avremmo fatto? Lo avremmo fatto passare in un apparato di Stern-Gerlach che ha il campo magnetico orientato lungo l'asse X. E questo vuol dire che intrinsecamente lo sistema aveva una simmetria di rotazione lungo l'asse X. Se invece volevamo farlo rispetto all'asse Z, avremmo orientato il nostro apparato di Stern-Gerlach in un'altra direzione e questo avrebbe selezionato un'altra base di stati robusti. Inoltre, il secondo problema che viene risolto è che uno stato che ha una sovrapposizione di stati robusti, in modo molto rapido, si trasforma in una mistura statistica di stati robusti. Questo vuol dire che quindi quello che sembrava una sovrapposizione quantistica si trasforma invece in stati con osservabili ben definiti, il cui fatto che si trovi in sovrapposizione è dovuto solo alla nostra ignoranza statistica, sul fatto una certa ignoranza termica, un po' come se io fossi, non sapessi lo stato di tutte anche in teoria cinetica dei gas classici, di tutte le particelle che si trovano in questa stanza. E il fatto che dopo la misura non siamo in grado di osservare effetti di interferenza tra, come dire, come viene usato il termine gergale, la branch della funzione d'onda in cui io ho osservato una certa misura e quello in cui io ho osservato un'altra, perché non osservo interferenza tra queste due realtà, per così dire, che sarebbe la smoking gun del fatto che la sovrapposizione è ancora lì? Perché c'è stata la decoerenza e la possibilità, anche se non è a priori esclusa, che ci siano effetti di interferenza tra questi due pezzi, la funzione d'onda, è sostanzialmente la stessa, come dire che io ora aprissi qua una bottiglia e di colpo lo stato, tutte le particelle d'aria che si trovano lì ci vanno a finire dentro. Cioè, è una cosa che non si vedrà mai come potrei dire, nel tempo usuale di esistenza dell'universo. Quindi, in un certo senso, questo sembra risolvere entrambi i problemi. E quindi ci troviamo con una interpretazione che, da un certo punto di vista, non ha i problemi del collasso, perché non c'è alcun collasso, non ha una variabile nascosta e non ha una variabile nascosta e non ha incompatibilità con nessun tipo di background, perché nella definizione di questa teoria di pura onda con osservatori relativi all'interno di essa, non abbiamo mai dovuto dire qualcosa sullo spazio-tempo. Non abbiamo mai avuto tempi in cui è avvenuto la cosa. Sono tutti dinamicamente generati dalla teoria stessa, dalla meccanica quantistica stessa e dal fatto che noi siamo sistemi aperti rispetto al resto dell'universo. Noi e il sistema che vogliamo misurare non siamo mai veramente sistemi chiusi rispetto a tutto il resto dell'universo, descritto da tutta la funzione d'onda dell'universo. L'unico problema che rimane, e persone ci hanno dibattuto per un sacco di tempo, è un problema magari di interpretazione di cosa significano probabilità all'interno di tale framework. Perché se questo framework evolve sempre ulteriormente, è in un certo senso deterministico. Però la meccanica quantistica dice che non possiamo, cioè è una cosa che vediamo, non possiamo sapere quale sarà il risultato della misura, anche se sarà un singolo valore, sapendo solo lo stato quantistico del nostro sistema prima. E quindi uno dice, come interpretiamo la regola di Born e le probabilità? Si può derivare la regola di Born all'interno della multimondi sulla base anche lì di una assunzione ragionevole sul fatto che se, come dire, in una base la funzione d'onda la scrivo con due pesi identici, allora mi posso aspettare che, come dire, che siano ugualmente importanti, mettiamola così, e sulla base di questo poi derivi la regola di Born. Ma uno si può dire, ok, ma questa regola di Born viene definita non è proprio una probabilità, non ci dice niente sul futuro. Potremmo avere la sfiga, per così dire, di trovarci sempre, dopo decoerenza, in quella branch della wave function in cui non vediamo quella particolare distribuzione statistica che è quella della meccanica quantistica, della regola di Born stessa, anche se è incredibilmente unlikely, perché è come la probabilità, non so, di lanciare, non so, mettere una griglia, un piano cartesiano su un muro, lanciare una freccetta a caso e beccare un punto che ha coordinate intere, cioè o razionali.
Cioè, è veramente pochissima la probabilità, sostanzialmente nulla. Questo per dire, appunto, per chi non lo sapesse, che appunto i numeri razionali sono densi nei reali, ma sono pochi. è molto difficile prenderli con una freccetta, a meno che non parli. Se la freccetta è puntiforme e la lanci in modo uniformemente casuale, però lì devi mettere un razionale zero, no? E quindi uno si può dire, c'è un dibattito, uno potrebbe dire, ok, ma allora potrebbe essere quasi non scientifica questa teoria, perché non ci dice cosa aspettarci dalle probabilità future. Però questo viene un po' risolto se si riutilizza un po' l'interpretazione, quella che originalmente era di Bohr e che è, diciamo, un po' pragmatica. Cioè, dal punto di vista dell'osservatore, è razionale prendere tali pesi come delle probabilità statistiche per il futuro. Perché non farlo sarebbe poco razionale dal punto di vista della teoria dei giochi, mettiamola così. E allora, in un certo senso, possono quei numeri rappresentare più che probabilità le nostre aspettazioni perché in futuro queste cose avvengano. In una terminologia potremmo dire bayesiana, la credenza che ci poniamo dentro. E ogni volta che noi facciamo una misura, aggiorniamo tale credenza bayesiana. Infatti, in un certo senso, molti mondi, come viene chiamata, più precisamente dovrebbe essere Everett più decoerenza, diciamo così, che è la versione più popolare, perché c'è solo una serie di versioni a molti mondi, purtroppo, e quella, la De Witt, è quella che ha fatto più breccia nel panorama pop science, perché banalmente è spettacolare, cioè, sembra che una singola misura distrugga il mondo e sbranci tutto l'universo in due. E sfortunatamente, perché appunto in realtà quella, l'idea più everettiana è molto più terra-terra, cioè, da un certo punto di vista. È molto più terra-terra, dall'altro punto di vista, però ancora più astratta. Ecco, non è incompatibile con un approccio, appunto, come dico, pragmatico, epistemico, dal punto di vista del singolo osservatore all'interno della funzione d'onda. E la vera difficoltà che ancora rimane, banalmente, è che è veramente, veramente controintuitivo. Cioè, che questa interpretazione, se uno ci pensa, è controintuitiva, che ci sia sempre una sovrapposizione, sempre. E questo è l'unico problema davvero. Che porta ancora una sorta di dibattito, ma porta molte persone a preferire questo tipo di interpretazione rispetto ad altre. In particolare coloro che fanno quantum computing, mi sa che l'adorano. Cioè. Che altro possiamo dire? Sì. Secondo me ci siamo, l'unica cosa che potremmo fare magari è rispondere a una domanda di Andrea su come il collasso viene spiegato da queste interpretazioni, e che ci chiede, no? Lui dice, perché abbiamo scritto che non c'è collasso in queste interpretazioni? Io ho scritto no nella tabella, perché intendevo che non c'è un collasso nel senso di un processo non unitario, istantaneo, no? Come casuale, eccetera, come nelle interpretazioni del collasso oggettivo. No, c'è sicuramente sempre un collasso, potremmo dire, apparente. Un Cioè ci collasso sembra apparente, sì, sempre. un collasso, sì. E io in chat ho scritto finto, approssimato, apparente, forse Dal punto anche di vista meglio. dell'osservatore relativo, anche in Many Worlds, sembra che ci sia una singola misura, quindi è come se fosse avvenuto un collasso efficace. Esatto, Però e poi non osserverò alcune piccole differenze empiriche tra teorie in cui c'è un collasso oggettivo e quelle in cui non c'è. Per esempio, piccole differenze nelle correlazioni statistiche di esperimenti a Wigner's friend, l'amico di Wigner, diciamo, è un esperimento di. È quello che succede quando usi la meccanica quantistica per descrivere non solo un osservatore e un sistema quantistico, ma un osservatore che vede come sistema quantistico un osservatore che vede un sistema quantistico. E quindi a seconda che venga veramente un collasso o meno, soprattutto nel sottosistema che è il primo osservatore
fattore cosiddetto quantistico, ci sono delle lievi correlazioni che sono differenti. Alcune ad oggi sono stati fatti alcuni esperimenti che sono difficilissimi da fare, perché fare un Wigner's Friend isolato da decoerenza con l'ambiente è difficilissimo. Ecco perché la decoerenza con l'ambiente lava via queste differenze, purtroppo. Cioè, e ci chiede se questo processo di branching, mm-hmm. no, della funzione onda avviene a livello locale o a livello universale. Allora, il branching della funzione d'onda nei termini della decoerenza, innanzitutto, è a gradi. Cioè, non so come dire, le branches nella wave function emergono a seconda di quanto tu vuoi entrare nello specifico, andare a scavare nella funzione d'onda universale e vedere come sono emerse dopo decoerenza. Non è, cioè, il branching non è fondamentale. Il branching emerge per decoerenza, in un certo senso. Se io avessi la conoscenza di tutta la funzione d'onda dell'universo, la sua reazione è sempre lì. È dal punto di vista dell'osservatore relativo che è come se ci fossero delle branch che non si parlano, o meglio, si possono parlare con una probabilità infinitesimamente piccola, perché è avvenuta decoerenza. E non ha senso dire dove è avvenuta, perché non è un processo locale. Cioè, anche se l'interazione che lo crea è un processo locale, è magari un'interazione locale, questo si rivede solo a livello di correlatori tra, cioè si vede solo a livello di correlatori tra pezzi della funzione d'onda. Non c'è un posto in cui è avvenuta la decoerenza, nonostante venga magari, come potrei dire, indotta da un'interazione locale. Quindi fa molto spettacolare dire, wow, non tutto l'universo è branchato perché qui Hickett non ho fatto una misura, come era, ma in realtà era abbastanza spettacolare quello che diceva l'ortodossa, perché diceva tutto l'universo è collassato perché Hickett non ho fatto una misura. Ma in realtà più che altro è una questione relativa. Cioè, per me, osservatore relativo, che ho fatto una misura locale qui, sembra che l'universo sia branchato. Questo è il succo, non so come dire. E in un certo senso, ecco, forse questa è una cosa ancora più profonda. Many worlds, o comunque la meccanica verettiana con decoerenza, è una sorta di, non so come dire, di rivoluzione, cioè di passaggio copernicano, in cui prima si pensava che potessimo avere accesso a tutta l'informazione del sistema quantistico che volevamo misurare. Adesso dice no, noi stessi siamo parte di quel sistema quantistico e quindi abbiamo accesso solo a una parte di informazione, a quella informazione che è accessibile a noi osservatori relativi all'interno della wave function di completa, mettiamola così. E in un certo senso è molto simile, mi piace un pochino questa cosa, la differenza con, cioè l'analogia, scusami, con la rivoluzione copernicana, perché uno dei classici attacchi alla visione copernicana al tempo del 1500 era ma noi vediamo la Terra ferma e vediamo il Sole muoversi nel cielo, cioè non so come dire. Quindi la cosa più naturale da dire è che la Terra è ferma al centro dell'universo e il Sole si muove. Ma uno si può chiedere, benissimo, ma se invece io immagino che la Terra non è al centro dell'universo, si sta muovendo pure lei, e si sta muovendo in modo di rivoluzione attorno al Sole e anche di rotazione attorno a sé, che cosa vedrei? E noi siamo adesso in Terra, cosa vedrei? La risposta è la stessa cosa. Cioè, e quindi uno si può chiedere, ma com'è possibile che ci sono sempre le sovrapposizioni, e c'è un branching? Ma io non lo vedo, io vedo il tavolo qui, che tenunca, non so come dire. Mi sembra che sia avvenuto un collasso, mi sembra che lo stato è diventato per davvero questo stato qui. Ma se io fossi invece non un osservatore che ha accesso a tutta la wave function, ma solo un osservatore relativo all'interno di tutta la wave function, che cosa osserverei? E la risposta è la stessa cosa. Cioè, sembra strano, osserveresti la stessa cosa. E in questo senso si colloca quello che ha detto Andrea, lo strumento di misura. Cioè, lo strumento di misura è l'osservatore in questo contesto. Sì, sì, basta che sia il primo oggetto sufficientemente grande da entrare in entanglement con tutto l'ambiente, e quindi basta che cominciano a proliferare gli
entanglement con i tanti gradi di libertà che, di cui è composto il nostro universo. In questo senso è quindi relativo. Mm-hmm. E però hai fatto bene a menzionare gli esperimenti dell'amico di Wigner, perché appunto è un modo in cui in principio potrebbe essere possibile distinguere, no? Questo mm-hmm. framework da uno con dove il collasso avviene veramente. Esatto. Infatti, in realtà, l'esperimento di Wigner è stato ideato da Wigner proprio per andare contro l'idea che non ci fosse collasso, perché Wigner credeva fortemente in un'interpretazione, diciamo, un po' sui generis, in cui la coscienza aveva una come dire, una... un ruolo speciale. Esatto. Sì. Lui diceva, per fare un favore agli esseri coscienti sarà meglio che la loro coscienza non sia in sovrapposizione, e quindi lui credeva che fosse l'entanglement con un soggetto cosciente a causare un collasso oggettivo. E quindi lui pensava, un modo per vederlo è, se un osservatore, che lui considerava osservatore cosciente, ma noi, cioè mediamente non viene considerata questa cosa perché intanto non c'è neanche una definizione proprio super rigorosa di cosa voglia dire soggetto cosciente. E poi non si vede il motivo per cui un soggetto cosciente dovrebbe essere fisicamente diverso da qualunque altro sistema macroscopico che può entrare in entanglement con un sistema quantistico. Ma Wigner diceva, appunto, se il primo osservatore ha causato un vero collasso con il sistema quantistico, l'osservatore di fuori può notarlo perché ci sarà una certa grandezza che sostanzialmente è una, viene chiamate A-type measurement, queste possibili misure, che sostanzialmente non saprei dire che significato fisico ha, è una sorta di correlatore tra alcune misure che si possono fare, che se è avvenuto per davvero un collasso oggettivo per l'osservatore dentro la scatola, allora queste A-type measurement dovrebbero mostrare una distribuzione statistica totale in grado. Cioè dovrebbero, per esempio, se ci sono due possibilità, 50-50, proprio totalmente random. Se invece non è avvenuto un collasso randomico, ma è avvenuto, ma c'è sempre un'evoluzione di tipo unitario, lineare, allora c'è una forte correlazione, cioè in generale se non ci fosse proprio alcun tipo di correlazione con l'ambiente, allora vedresti proprio 100% zero. Cioè ce ne sarebbe una che sarebbe così favorita ad essere sempre vera. Purtroppo, a causa del fatto che tutto il sistema correla anche con l'ambiente, questo sporca la misura, e alla fine se la correlazione è massima con l'ambiente è indistinguibile da un collasso random, ci immagino. Ma se io sono in grado di tenere sotto controllo la decoerenza con il resto dell'ambiente, allora c'è speranza di vedere differenze empiriche. Se vedessi sempre un 50-50, allora c'è stato un collasso oggettivo e randomico. Se invece noto almeno una prevalenza, una preferenza per una dei risultati della A-type measurement, allora vuol dire che non è avvenuto un collasso. E quindi non verrebbero, diciamo, sfavorite teorie di collasso oggettivo. Cioè uno può sempre dire, vabbè, ma non è avvenuto il collasso, magari non sono avvenute le condizioni che sono sempre un po' blurry perché avvenisse il collasso all'interno del sistemino che è stato osservato dal secondo osservatore. Però a furia di farlo con sempre precisione uno può ridurre lo spazio dei parametri. Questo è vero per ogni singolo test sperimentale di qualunque cosa. Certo, certamente. Ed è stato cominciato, è difficilissimo da fare, chiaramente, è un casino da fare, perché l'osservatore deve essere quantistico, ma sufficientemente grosso da, diciamo, accumulare informazione sullo stato dell'altro sistema quantistico. Inoltre devi schermarlo dall'ambiente. Mi sa che hanno iniziato a fare qualcosa qualche anno fa con fotoni entangled che passano in cristalli con risposta non lineare, tipo. E l'avevi letto l'articolo? No, non penso. E uno dei loro primi risultati è che sì, sembra esserci una lieve preferenza per una delle type measurement. Quindi quello che arrivano alla fine è, allora sembra che non ci sia stato un collasso oggettivo, ma di nuovo può essere magari l'esperimento non so come dire, non soddisfaceva
i parametri che servono perché avvenisse effettivamente il collasso oggettivo. Però è un primo step verso altri possibili test empirici di differenze tra interpretazioni in cui avviene un collasso oggettivo e altre in cui invece il collasso è solamente apparente. Molto, molto bene. Che dici? Direi che abbiamo ampiamente coperto tutto quello di cui potevamo parlare. In realtà forse c'era un paio di altri argomenti, ma ci avrebbero portato avanti. Cioè, Se vuoi possiamo fare un'altra live, penso che sia fatta una se certa. vuoi. Però boh, tutti e due per lo cioè, oddio, da un lato ci sono una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, cioè, c'è stata recentemente una sorta di proliferazione di interpretazioni che potremmo chiamare pragmatico-epistemiche, di vari tipi. Cioè, alla fine io, sono sincero, vedo più similitudini che tra il cubismo, tra Ah, c'è il cubismo, per esempio, e altre cose. sì, anche il relazionalismo di quel tipo, Sì, che relazionalismo alla Rovelli, diciamo. esatto. Quindi cioè, c'è stata recentemente una Vabbè, in caso potremmo anche fare una parte 2, non so. però Cioè, boh. la mia personale opinione è che quelle di cui abbiamo parlato siano molto più importanti. Cioè. Sì, certamente, abbiamo coperto le principali sicuramente. E poi Però. c'è sempre ogni tanto un'altra cosa molto poco popolare che è il cosiddetto superdeterminismo. Sì, va bene. E ci starebbe di approfondire anche quello. Sì, se riusciamo a parlarne abbastanza. Sì, no, diciamo che secondo me parlarne adesso non aiuta, diciamo, l'audience che No, probabilmente no, sta l'audience c'è cadendo tra l'altro adesso. a dormire. Però, secondo me è un'ottima idea per le prossime volte, no? Magari possiamo fare un sunto di quello di cui abbiamo parlato stavolta e poi proseguire con questi altri filoni un po' più moderni. Che dici? Ci sta? Esattamente, volentieri. Fantastico, fantastico. Scusate, non sto veramente messo male. E niente, Andrea ci ringrazia, ci ha detto che Grazie abbiamo fatto un enorme sforzo. In senso positivo. Quindi grazie mille davvero. Io mi sono divertito nonostante a te. la Grazie, vai. malattia. Quindi bene, bene, bene. E tanto noi ci sentiamo, cioè possiamo organizzare per più o meno quando vuoi. E a tutti quelli che ancora eroicamente ci stanno ascoltando, ringraziamo anche voi. Grazie, grazie. Quanti sono? Domanda, dai, dai. Adesso ne sono rimasti 9. Ma prima i numeri erano un po' più alti. E poi ti dico le statistiche. Ok. E anche Maurizio ci dice bravi, grandi, bene. Sono contenti. Ah, ragazzi, abbiamo ricevuto una donazione dal nostro magnifico bank. Siamo ricchi. Bene, siamo più ricchi di 10 euro. Che rispetto alla media di zero sostanziale, quindi non sappiamo come ringraziarti, con il cuoricino, il nostro PAOK super instradato nel nostro settore di ricerca, tra l'altro, sta andando molto, molto proprio come cercando un'analogia, ma tra febbre e sonno, non riesco, insomma, con un treno. Quindi bene, grazie mille Pau e grazie a tutti quanti che adesso sono 10. E ci rivediamo alla prossima botta. Che dici? Va bene, ciao, Fino ad ciao. allora. Ciao, ciao.